Bomberoni, mi Però? sono reso conto che queste pubblicità erano troppo di brand esistenti anche adesso, e quindi Quindi ce le straicano. non mi sembrava il caso di continuare a fare pubblicità a brand esistenti. Pensavo fossero più. A parte, c'erano solo quelle dei numeri di telefono. Sì, però hai tirato Buonasera, fuori il Bomberone. tizio più odiato della storia della TV Sì, italiana lui valeva la pena, dei però, per primi lui. anni 2000, cioè Ma mi ha voglio fregato dire. perché. Ovviamente ho cliccato perché c'era lui, ma non. Poi gli altri erano pacco. Vabbè, bisognerebbe capire se è ancora vivo. Domani cercherò. Ma certo che è vivo. Vladimiro Tallini? Ah, sa anche nome e cognome. Ah, C'è certo, stavo scommettere. dell'arroganza. Sei nome e cognome di quella persona. C'è del dolo, C'è del comunque. dolo eventuale anche. Comunque sento della nuova musica in sottofondo, grazie Emi Sì, per è molto iniziarci. Harry Potteresca. Questo Avada motivetto. Kedavra. Avada Kedavra. Ma c'era già nelle ultime due Sì, comunque. Lo infatti. so, non me ne sono reso Non conto è adesso, vero. quindi abbi pietà di me. C'era il chiptune. No, poi invece le campagne degli altri le segui bene, ti ricordi i nomi. Soprattutto ti ricordi le Quale tue abilità? abilità. Quale abilità? Ho delle abilità. Hai Ma perché delle non me l'ha abilità? detto nessuno prima, Carpito? Incredibilis. Mamma mia, Incredibilis. che vergogna, Ti cazzo. mando. Uno ha delle abilità, non glielo dicono e devono pure fargli harassing per questo. Ti mando a Cazzo. casa il Knob Slayer. Va bene, allora ciancio le bande, faccio il riassunto io così la mettiamo via facile. Insomma. Perché è stato protagonista, ha stretto mani e baciato No, bambini. no, esatto. No, mi hai bruciato la battuta, allora fallo te il riassunto, vergognati. Va bene, nella puntata, questa siamo alla numero 37, 36 quella di giorno scorso. nell'arrogantissima puntata 36, siamo partiti in mezzo al mare, in fondo al mare, in mezzo al mare, parafrasando la Sirenetta, e abbiamo esplorato galeoni affondati decenni, lustri nel passato, trovando poco niente. Adesso, ravvivatemi un attimo la memoria su quello che abbiamo trovato, un libro di magia. Esattamente. Dei Un vasso soldi, rotondo, un delle pietre mantello svolazzante. e un mantello che svolazza drammaticamente come bonus action. Quindi non vedremo mai più una bonus action di Zamu diversa da quella per il resto della campagna. Affondato un altro paio di squali, ci siamo diretti trionfanti verso Leylon. Bracan e Zamash sono partiti in barca, non so perché. Perché questa composizione. Il drago. Se tu Il metti drago assieme il perdeva peso colpo. totale e dividi per Esatto. Bracan e Zamash, esce tipo il Esatto. 98% del Non team. so perché abbia voluto tornare in barca Però. con me a tutti i costi, comunque. Siamo Ma arrivati perché non dovevo trionfanti. camminare? Mi sono fatto un sonnellino nel Ma ci avevano il frattempo. carretto gli altri. Brina Che... pesa come Sì, la ma il piedi di cullarsi, Zamash, adesso devi dolce portare. cullare delle C'era spazio per onde. te, Il Zamash. dolce cullare delle onde mi affascina. Vabbè, gli altri tornano in carretto insieme alle guardie con Sudaga Lucente, noi torniamo a Remi, nella fattispecie Bracan Rema, e Zamash dorme. Arrivati sul pontile, eroicamente riusciamo a portare la Tess sana e salva in porto. Ringraziamo Gregory, a cui regaliamo anche un giavellotto così giusto per fargli capire quanto siamo stati bravi con lui. Temeris paga, perché tanto abbiamo Eh capito sì. che lui paga sempre. E Bracan trionfante verso lo squalo, stringe mani, bacia bambini, saluta la folla. Gioioso, arriva lo squalo, taglia la testa, la porta in locanda e finisce Grondante di finalmente. sangue. Grondante sangue, un po' come ci piace a noi la bistecca. E niente, finisce la quest principale della campagna. Grazie mille, è stato un piacere per me. In realtà si Mi sono chiamava veramente. lo squalo perduto di Fandelver. Ma non lo sapevamo, quindi grazie mille Lo ragazzi, squalo io della vi miniera saluto di qua. Fandelver. Ci vediamo alla prossima campagna, probabilmente farò il monaco. Grazie mille, alla Bella, prossima. bella la trama secondaria col ragno, tra l'altro. Esatto. Non era male comunque. Importante. Peccato, andava Sì, forse un bella, po' forse andava sviluppata. approfondita, ma no, scherzi a parte, Bel da notare costume, la Bracan. copertina con cui Bracken arriva eroicamente tenendo la Tess con una mano e al Tra l'altro, pontile con una l'altra. tira nell'altra. Vabbè, sta di fatto che ci facciamo dare dei soldi che Bracan incredibilmente in tasca senza dividere con nessuno. Però tranquilli, ce li ha lui, non vi preoccupate, lui è uomo giusto e vi darà il compenso dovuto. Dovrebbe tenerli l'elfo. No, Sì. e No, perché non c'era no, durante lo perché squalo, l'elfo quindi. non c'era. È l'unico che, tra l'altro, ha firmato la barca insieme a Vonda, che non c'entravano niente. Tutta questa... Però fa niente, l'unica cosa che conta è la testa attaccata al locale. Detto questo, decidiamo di salutare tutti amabilmente. Ci regalano anche dell'equipaggiamento, balestre, corpetti, chi più ne meno, ci danno dei soldi extra, ci ringraziano. E salutandoci come gli eroi, andiamo verso Picco Ghiaccio. Ma perché? Correggimi se sbaglio.
e a continuare la nostra missione principale. Che sarebbe? Scalare il picco. La side quest vuol dire? No, la missione principale della campagna. Che è? Sai che dire side quest tre volte causa morte istantanea? È come dire Candyman davanti allo specchio tre volte, poi appare... Bloody Mary. E ti uccide. Andyman? Andyman, sì, esatto. Appare Christina Aguilera. E niente, parte una scalata... Però non quando era figa, quando era cicciona. Oppure nella transizione, che era peggio, perché non sai se è, ma potrebbe, e quindi ti giochi un po' con la carta... Ti lascia il dubbio perché un po' la vedi vestita, un po' no, e dici ma sì, però no, e poi ricomincia tutto. È troppo tardi una volta che no. Ti entri in un loop quantico dove poi alla fine neanche tu sai chi sono, dove sono e Christina Aguilera dov'è. Comunque, parte una drammatica scalata dove prendiamo punti... Esperienza così. No, no. ad ogni picconata sulla roccia prendiamo 5 XP. Prendiamo gli intraducibili exhaust, non riesco a dirlo, perfetto point a salire. Ma sul serio? Sul serio. Due a testa a parte Bracken. Esatto. No, io solo uno. Ah, tu solo uno, bravo, perché hai resistito a qualcosa di cui adesso non ricordo. E riusciamo alla fine a trovare un luogo dove appartarci tutti insieme appassionatamente. Montiamo le tende che con maestria il GM mette. Se non che nel momento in cui siamo lì lì per coricarci, sbucano i... adesso il nome proprio non me lo ricordo. Porca miseria. Gufors. Young Remoraz. Young Remoraz. Remoraz. Inattaccabile a distanza, inattaccabile corpo a corpo, resistente alle magie. Quindi, boh, adesso vediamo cosa fare. Gli racconterò una fiaba per fargli sono calducci, calducci. E non l'hai visto, ha due lanciamissili montati sulla schiena. Con colpi infiniti? No, sono castrato. Ma hanno anche gli occhi laser? Che bei dentini che hanno. No, non cominciare. Va comunque, bene. Ragazzi, sappiate che se Bracken muore, muore contento, quindi perché? Sappiatelo. Perché la sua quest personalissima dello squalo l'ha portata a termine e sarà contento per sempre. È tutta lì allora la questione. No, perché adesso ci sono altre teste da staccare. No, quello lo faccio io. No, era perché stavo cercando la nota. Il vento. E non vado errato, avevamo già fatto? No, turn order no, perfetto. No, ma in realtà dovrebbe esserci già. No, perché avevamo fatto un'azione buona, invece... E l'avevo fatto. Arrogante. C'era già. Arrogante. Allora. Eravamo rimasti appunto che siete andati nella caverna, avete esplorato... non mi apre la scheda, le tende. Oh, demonio. È dura senza poter usare le armi però, eh. È disarmato. Devo ricaricare, raga. Vabbè, continua tanto. E avete provato ad accamparvi. Fondal e Fer hanno notato del movimento nella neve e queste due bestie schifose sono uscite allo scoperto. Erano nascoste proprio a pelo della neve, un'abilità che loro hanno. Ma non sono sfuggiti alla percezione dei due eroi. Quindi, senza troppi indugi, ci buttiamo subito nel combattimento. Dai, sciocchiamoli, andiamo a dormire, che qua si è fatto tardi. È un casino, sì. Questi qua ti attaccano gli exhaustion points quando ti guardano storto, quindi è meglio che li stendiamo in fretta. Loki esce dall'astronave. E sbarca dalla Serenity in tutto suo splendore. Damash, ci serve il tuo acido. Iniziamo? Dai. Okay. Allora Damash esce dalla tenda, già contava su un sonnellino. Avanza. Come bonus action fa svolazzare il suo mantello drammaticamente. Usare l'aggettivo, sennò... Ce l'hai il jingle apposta? Non ce l'hai? Che è un avverbio, ma fa niente. Drammaticamente, che è un avverbio, ma fa niente. E metterò un suono per ogni volta che lo fai, tipo nel anime, tipo cwing! No, deve essere più drammatica. Dopodiché mette la mano in tasca, sgrana due sorcery point. E
e incredibilmente nella mano sinistra. Cosa? C'è una sfera d'acido. Come possibile? Non so dove guardare, il mantello o la sfera. Guarda l'altra mano adesso, guarda. Poi con un veloce movimento, come uno schioccare di dita, un battito d'ali. Sono due le sfere e ce n'è una nella mano destra. E con sguardo soddisfatto e compiaciuto scaglia la prima vicino a contro la bestia vicino a Fer. A Fer, stavi a Fer. Dice, scaglia a Fer. Beh, se vuoi sbagliare, secondo guarda che non c'è problema, vedi tu, nel senso, sai, sono due, voglio dire. E poi la seconda all'altra bestiaccia. E poi tira due di 20. E procca, è procca subito. Procca il Wild Magic. Io anche l'altro. Fatto. Okay. Allora, prima di tutto, le sfere d'acido partono. Aspetta, quanto sono vicino da lui? No, la prendo la palla di fuoco. Sì, la prendono tutti. La prima sfera becca la creatura vicino a Fer. La becchi proprio nel pieno del corpo, mentre è alzata e vuole mordere Fer. Quindi prende la bellezza di 12. La seconda sfera però deve essere che quella roccia in mezzo al passaggio non sei riuscito bene a prendere la mira. La creatura riesce a schivarla. Ma sento che c'è qualcosa di strano. Un fremito, un'onda che va dai piedi alla testa. Le mie squame si rizzano. Non solo le squame. No! Ancora! Sta succedendo ancora! Ancora il Modron! Ma adesso è il Modron, aspetta, Adesso è, ma il Modron mi è piaciuto prima. È quello che era l'animaletto. L'animatronic, tipo Baby Yoda in The Mandalorian. Visto che non abbiamo il Modron, abbiamo però il Duodron. Il Mecha Modron! No, abbiamo il Duodron, che non compare. Ha un famone! Ma che cos'è? Cos'è? Un bottino. Cosa? Sono due. Sì, sono due. 100 volte. No, perché aspetta. Sono due? Ah. Mitosi. Ma cos'è? Che è Zamash. Zamash. Che cosa hai fatto? Non chiedetemelo. So cosa sia. Rolla l'iniziativa? Certo che rolla l'iniziativa. Ma è un nemico? Non lo so, spero sia amichevole. Parte all'iniziativa 10, ok. E che sta cliccando il Remoraz con quel... Io. Per tenerlo... Ok, ricordati di scalare subito uno per la seconda magia. E hai fatto il 4, quindi sei già a 2. E tocca a Bracan. E senza dire una parola, capendo la pericolosità da vicino di queste bestie, si muove qua. Impugna l'ultimo dei giavellotti, che non è l'ultimo dei vocani, ma è un giavellotto. Top. C'è anche una duration di livello 9. La madò. Sorry. E tira contro quello. Proprio lui. E critta con il giavellotto. Di rapina. Quale hai preso? Qua non ho capito. Questo. Ok. Ho finito i giavellotti. Il giavellotto gli passa proprio di lato alla faccia e si ficca dentro nella membrana, quella modello cobra che ha dietro. Bene. La creatura si impenna. E mi muovo qua. E sibila. Pondal. Io mi avvicino al buon vecchio Fer. E come bonus action... Fai svolazzare il mantello di Zamash. Eccola. Abbiamo il token. Esatto. Dopo eoni, finalmente è arrivato il piccone spirituale. Che becca la creatura che non se l'aspettava da dietro. Esatto. Mentre invece con la mia azione normale. Non ho capito perché hai toccato Fer così per fare. No, ho detto vicino. Vicino a Fer. No, ho detto mi avvicino a Fer. Tocco Fer, ma è. Cosa tocchi? Scaramanzia. Remuere di un certo chierico. Dice quando puoi portare il futuro, tocca Fer. Tocca Fer, e poi come azione principale
Blesso. E blesso chi livello? Blesso solare. I blessi. Blesso noi tre, cioè io in tre, giusto? Tre creature. Sì, io, Fer e Bracken. Blessa il piccone. Ah, piccone non si blessa. È già blessato di suo. È già un blessing il piccone. Fai qualcosa, tu ti muovi, fai cose. No, strane. Mi preparo a tankare la creatura. Prima. Io tiro fuori la mia nuova arma. Sono molto, molto orgogliosa. Per, guarda che bella. Anch'io una balestra adesso. E miro verso questo qua. Prendo un quadrello e sparo. Pam! Picassino. Lo prende. Sì. Grande. Dobbiamo fare una gara, Fer. Fer è corpo a corpo. No, io e lui. No, adesso. Non adesso. Subito. Non so chi lo uccideva prima quadrelli, però lui era davanti un po'. Comunque mi ha detto che si è verificato un errore su Twitch, eh. Non so se anche a voi. No, io ho ancora buono, carica. Sì, giusto per... Refrescia. Io ho refresciato, no, giusto perché è paura, vera. Ti muovi per qualcosa, Albina? No, rimango qua. Fai in tenda a dormire. Il tuo lavoro l'hai fatto. Voilà. Esatto. Tocca al Remoraz. E... buona. E poi... ha tirato fuori, cos'è un T-1000? E poi si lancia verso la creatura più vicina, che è, in questo caso è Braca. E c'è spada e scudo, eh? Fare il verso di un Remoraz giovane, per favore, vedere com'è. E qual è il verso di un Bracken giovane? Rumore bianco, tipo, di fondo. Sì, esatto, poi la trasmissione che... è quella di un fagiano, Andy? Se fu uguale. Madonna, che bomba mi ha tirato! Ica. T'ha crittato, come tu l'hai crittato, t'ha crittato pure lui. Io ho capito, ma io non faccio così male. Ha fatto 55 danni? Sono morto. Così? Eh sì, one shotted. Vabbè, il tuo lo squalo... ma sì, vabbè, lo squalo l'abbiamo preso, adesso Bracken non... è giusto che muoia. È giusto che muoia il combat successivo. One shotted. Io. Ah no, c'ho uno di... c'ho un HP. No, c'è un HP. Perché? Perché non ho sentito la campana. Vedete che il Remoraz proprio avanza fulmineo verso Bracken e lo piglia al collo. Proprio quasi gli stacca un pezzo di pelle, ma lui riesce a spingerlo via. Vedete che sta sanguinando copiosamente, ma appunto fa la sua battuta. Non ho sentito la campana. E mi sa che dopo te la... no, Bracken, dobbiamo aiutarlo. Il secondo Remoraz colpisce la... prova a colpire la creatura che gli ha fatto male prima. Fermo. Hello. E ti manca. Riesci abilmente a schivare il morso. Morto da Lorenzo. È tornato. Tocca a te, Lore. Vendicati. Schivo. E... grazie. Abilmente. E, essendo vicino a Vondalo, lo sneak attack. Ah, tra l'altro ho scoperto, lo sneak attack è solo su un attacco. Non puoi farlo cosa? Su entrambi. No, fake solo news. Non puoi. No, davvero? Pensavo anch'io, porca troia. Ma è una regola homebrew che si può. Vabbè, continuiamo che lo fai e basta. Però no. mi pare di capire che non si può fare su tutte e due. No, 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 ti sbagli. E insomma, praticamente attacco il Rembrandt. Vai, attacca. Mi piace, sì. Il pittore. Lo prendi? Bravo, Fer! E lo prendo! Partono stasera tutti i critici del mondo. Doppio critico nel critico. 12. Hai fatto 12 con 2 di 6, cazzo. Madonna. 4, porca troia. Al prossimo... mentre il primo tiro è 4-4-4. In prigione. Non ci sarà un prossimo. La creatura l'hai bucata per bene. Vedi che... praticamente con la daga gli stacchi...
tutta la parte delle zampe da un lato, proprio gli fai proprio un fendente che gli stacca le zampe, e con lo stocco lo buchi nel centro, quindi vedi che comincia a sanguinare. Sanguina, non è sangue normale. E infatti tiri anche 4 di 6. Cavoli. Perché hai fatto due attacchi. Ti prendi 13 danni. Da fuoco. De fuoco. De fuoco. Ma è il sangue che è bollente. Guarda. È la creatura che è molto calda. Hot. E quindi il fuoco non farà danno. Ma sei sicuro che sia 4 di 6? 4 di 6 perché hai fatto due attacchi. Oh, ok, wow. Legit? Sei d'accordo? No, mi va bene la tua interpretazione, non è un problema. Hai fatto due attacchi, l'hai toccato due volte, sono due dadi da 6, due sì, dadi sì, da 6. Sì, certo. Come retaliation. Sì, no, vabbè. Danno ad ogni attacco. No, vabbè. No, sembrava che non fossi d'accordo. Lo rispiego. Sono aperto a discussioni qua. No, sono d'accordo. Ok, io vedo Vrakan in difficoltà, quindi corro. Vado là. Dalla caverna e scappo. Lo prendo sotto le braccia e dico, Vrakan, vieni. Ti curiamo e ritorni in pista. E faccio questo e andando via lancio una legna al Remoraz. Quanti piedi sono? Posso andare dove voglio, tipo 90 quanti piedi. Quanti piedi sono il Thunderstep, il danno? Aspetta, ups. Sarà più di 5, quindi lo prendo. 10 feet in the space. Ma non potevo arrivarci, quindi buona così. Lore, sorry. Costituzione anche tu. A meno che non dice che non colpisce tutti, non lo so. No, colpisce tutti, ad area 10 feet. Ma non ti area. Puoi mettere tipo qui? No, non ci arrivo. Beh no, se arrivi lì arrivi anche. Ero 6. 1, 2, 3, 4, 5, sì, no, che puoi metterti qua, arrivo? Sì che puoi. Sì. Ma non abbiamo la velocità dimezzata. Ah, no, non volevo passare vicino al Modron, perché non so se è ostile. No, ma comunque ha ragione. Tu che livello di exhaustion sei? No, sì, ce l'avevo. 2. Allora sì, ti muovi di 15. È stica, 15. Però. Sì, non volevo dire. Volevi barare, Puoi metterti qua. Vabbè, io mi riprendo dall'exhaustion con un'azione e poi con l'altra invece con la mia seconda azione principale. E allora cerco di mirare a quello che sta attaccando Vrakan e tutte e due le braccia puntano a quel mostro schifoso che sta attaccato ancora al collo. Che gira dietro! Oh, Andrew! Blasto! Weeb! E cerco di mandarlo indietro se lo posso mandare indietro. Il primo colpo d'aria ti passa proprio vicinissimo alla spalla. La bestia lo vede arrivare, lo schiva. Il secondo colpo anche. A me non ho detto giusto, sì, 5-13. Vado indietro. Sposti comunque. Sì. Già che non ti puoi muovere tanto. Sì. Dove vai? Ah, no, dove vai che ti puoi 1, muovere? 1, 2 e 3, va bene così. Ma puoi muoverti in diagonale, eh? Sì, no, va bene così. Vabbè, comunque. No, ho fatto la curva. Qua se vuoi. Così, 1, 2, 3. Questo tizio avrebbe dovuto fare qualcosa prima, ma in realtà lo fa adesso, perché era 10 ma non l'ho spostato. Porto stronzo, dov'è la scheda? Adesso questo... viene, mi morde un calcagno e muoio, guarda. È un robot, che ti morde? Cazzo ne so, perché il robot non morde. È Modok in verità, non è Modron. Oh, è buono! 1 e 2. No, che cazzo pugno. E mi prende. Il tuo drone evocato da Zamu, cioè proprio con movimenti robotici si avvicina verso Braca, facendo anche qualche poi arriva lì, puff, gli dà due cartoni al Remoras.
che sì, li prende, ma vedete che non è proprio stupito dal danno fatto. E poi la povera creatura muore per il fuoco e si disintegra proprio. Vedete che fa una piccola esplosione e scompare. Addio, piccolo robottino. Dai, ma ci tocca di nuovo a te. Abbiamo stasera visto anche i tuo drone. Cioè, comunque è incredibile come su 200 effetti sei riuscito a farne due uguali, eh? Ok. Ora, centrato in questo punto, lancio... Scusate, ragazzi, faccio fatica. Lanci tosse. E passo il turno. Famosissimi per le loro costituzioni alte. Lo passa, sì. Proprio tranquillo e rilassato. Anche perché... più 3. E prende metà danno. Vedete che la neve viene spostata di colpo dietro al Remoras, che si spaventa per un momento, si gira proprio con questo... Dovete immaginarvelo un po' come un serpente pronto ad attaccare, no? Però che ha le zampe, quindi ha questi movimenti della testa fulminei. E si gira per vedere la cosa, gli schizza addosso questa energia elettrica che sbuca dalla neve. Però lo assorbe bene. Raka. Raka usa Second Wind per recuperare un po' di vita. Bonus action, giusto? Quindi un D10 più 5. Così va. Tacci sua. E disingaggia, davvero uomo. Ok. Si mette qua. Tu non hai nessun tipo di exhaustion, giusto? No. Ok. Condal. Va bene, allora, come azione principale io sacro Guiding Ball che non prende. A quale l'hai fatto? A quello vicino. Ok. Non prendo niente dei due, quindi. Quando tu geni questa sfera dalle mani, che però la creatura vede arrivare, quindi subito fulminamente si abbassa, si arrotola leggermente e si abbassa. E nel fare questo movimento qua schiva anche il piccone spirituale che automaticamente stava attaccando. Prina. Allora io cerco di bloccare questa creatura qua, che si trova piuttosto vicina a me, e lancio un incantesimo in modo che questa creatura vede tutta la caverna rompersi e cadere sopra di lei. Ah, no, aspetta, scusami, sì. Lo prendo perché ho bless più 4. Devi fare vediamo un tiro di 4. Lo prendi con Guiding Bolt. E la spiccone anche lo spell. Il tiro con vantaggio perché è blessato anche il piccone. Ma in realtà non serve perché crepa. Vedete che si alza in piedi, si irrigidisce per un attimo in tutta la sua altezza, che sarà oltre 3 metri, e poi prof, cade per terra. Allora sposto con la bonus action, sposto il piccone qui. Bravo, tankalo. Basta. Prima, stavi dicendo, incantesimo. Sì, questa creatura non sa cosa sta succedendo perché ha visto la grotta tremare, poi si è fermata, ora ricomincia a tremare e tutta la grotta gli cade sopra di lei e si sente intrappolata dalle rocce e si è fatta anche parecchio male, malissimo direi. Tipo 4 male. Danni. 4 mali. Allora, questa è un tiro sull'intelligenza se non sbaglio, investigation. E la sentiamo anche fare un verso di dolore. I Remorazzi invece sono famosissimi per la loro intelligenza. Infatti... meno 4. Puoi farci sentire il verso di dolore? Del...
della creatura? Sì. È come quello di prima, è sempre il rumore bianco, è sempre così, cioè... Fa, aia, ma cavolo però, insomma, i sassi. E la creatura, nel vedere fare questa cosa qua, la vedete proprio che si tunnelizza sotto la neve. La vedete proprio scendere lì. Ma è attaccabile? O sotto non è attaccabile? È sotto la neve, non la vedi, ma è lì, quindi... Ma perché ha paura? Perché si è spaventata della caverna. Questa è morta, tocca a Fer. Allora, Fer... Tagli la parete? No. Per quanto io ci abbia pensato, no. Fer indietreggia dietro Vondal. Mm-hmm. E... Aspetta, usare un oggetto è un'azione bonus o un'azione intera? Dipende che oggetto usi. Una pozione. La pozione abbiamo rullato fino adesso che è un'azione. Ok. Allora non beve la pozione, ma prende l'arco di Falco, di Fer, di Falco, e cerca di colpire lì dove si è inabissata la creatura. Ok, calcola come una creatura prona, sai dov'è esattamente, tira con svantaggio semplicemente perché è prona. Ho tirato al... Sembra di averla colpita nella neve, ma non sei sicuro. Ok. Aggiungici il più 4, eh. Ah, giusto. Vai. Non lo sneak. Non di 4. Però lo tolgo io lo sneak. No, non c'è lo sneak. E come no? Ah sì, c'è. Ma l'avevo tolto lo sneak, l'avevo deselezionato. Vabbè, comunque. Vabbè. Non importa. Ti sembra di averla colpita nella neve. Ok. Mi sposto di un po', so dov'è. Quindi mi sdraio in modalità sniper nella neve, metto le braccia sotto la neve, perché so che è a quell'altezza lì. E... Tanto è già svantaggio per colpire a distanza una creatura prona, esatto. Quindi non hai un ulteriore svantaggio. Non ho uno svantaggio al quadrato, tipo doppio tiro negativo. Doppio tiro, esatto. Devi fare 4 tiri e prendere il peggiore, madonna, sarebbe terrificante. E miro verso dove si trova e comincio a dire le solite parole rituali e la neve comincia anche un po' a sciogliersi sopra le mie braccia che si scaldano. Ti sembra di averla presa la neve, non sei sicuro. Ho preso qualcosa? Bravo Temeris. Qualcosa l'ho preso? Ti sei sdraiato? Sì. Lo sai che ti costa metà del movimento alzarti, quindi ti muovi di 5 piedi al prossimo turno. Va bene. Faccio ok col pollice. Zama. Sto giù. Sento che Zamash sta per avere un colpo risolutore. Fortuna che c'è Zamash. Ci avanza. Più dei match. Dopodiché... Fa svolazzare il suo mantello drago. Grandissimo. E sputa. Ok. E lo prendi. Ok. Rakan. Ascia d'avancio. Metto svantaggio. Hai fatto tiri peggiori, dico col giavellotto da 5000 metri di distanza. Mi sposto anche qua per evitare di prendere Zavash per sbaglio. Metto svantaggio, ascia da lancio. Cosa faccio? Clicco su di me? Clicca sull'altro Remoraz morto. Buono. Preso. E gli ritiro anche una seconda. Sei sicuro che l'accetta lo ha preso perché vedi proprio schizzare fuori quel sangue color rosso acceso, proprio quasi infiammato. E Braca si sente un tagliaboschi e gliene lancia un'altra. Usa il Wonder Bra. E mo non le ha finite, quindi rip. Il secondo non sei sicuro. Aggiungi il più 4, aggiungi il dato 4. Non mi sa che neanche con 15 non ce lo prendo. Ma non era meglio il giavellotto perché... I giavellotti li ho finiti.
Ah. È uno che avanza fuori dalla neve. Dopo lo recupero. Va bene. Allora, con la mia azione il piccone non attacca il coso, ma scava per cercare di far uscire il Remoraz. Ok. Fai un tiro per colpire. È sufficiente, lo vedi in realtà. Vedi che è lì sdraiato nella neve. Perfetto, mentre invece col mio principale è comunque prono, eh? Quindi sempre con svantaggio? Che tira a distanza, sì. Va bene. E lo prendi. Wow. Perché due? Perché è svantaggio. Ah, giusto. È vero che non c'è svantaggio, giusto, giusto. E passo il turno. E quindi avete metto il qui. Prossimo ha un ha un vantaggio. Esatto. Tipo Brina, dai, finiscilo. Io rimango concentrata, in teoria dovrebbe ancora subire danni dall'allucinazione. Nel suo turno però. Nel turno dell'incantatore. Nel turno dell'incantatore e allora li subisce adesso. Però deve fare al tiro. E sarà altissimo, lo sento. No. Bene, quindi sente ancora una pietra che gli cade in testa. I soliti 4 Tonk. Danni. Tonk. Aia, di nuovo. Tipo quasi fastidito. Vabbè. Posso fare anche un'altra azione? Certo, questa era già una cosa che stai tenendo con concentrazione, immagino. Molto bene, sì, mi sto concentrando. Ma anche preparo le mie stelline, visto che ora lo vedo, posso colpirlo bene e gliele lancio 3. Pam, pam, comunque, pam. Le stelline sono l'unica cosa per la quale non devi neanche mirare. Puoi sparare verso Fer dicendo che colpisce cosa lì e vanno. Esatto, fanno tutto il giro della caverna e poi tanca, arrivano su di lui. Mind blowing! Ok. Remoraz è ancora spaventato dalle rocce e quindi striscia sottoterra, o meno, nella neve. Infatti sì. E ha 1, 2 di movimento e prova a mordere Zamash. Il bersaglio più grande che ha trovato. Succulento. Con 11 ti prende, non hai su armor, l'armor, mage armor. Quella famosa cosa che hai detto che ti faceva schifo. C'è mai che mettere punti di destrezza. Con 11 ti prendo, no? Hai 10 di base, no? Sì. Sono 27 danni. Cosa dici? Hai 31. Qua. C'è una bella differenza tra muoio o quasi, eh. Perché era muoio, puntini, 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 quasi. No, Zamas. Sto muovendo. Resisti. Il morso della creatura ti brucia tantissimo, Zamas. Non mi avvicino più perché ho visto che colpirlo in melee mi farà fare molto male. Quindi decido di afferrare nuovamente il mio arco e di scoccare. Vai, sempre con svantaggio, sempre giù sdraiato. Lo prendi? Bravo! Qualcos'altro? No. No. Sempre con svantaggio? Mi piace. È sempre sdraiato, sì. Allora mi alzo lentamente. Ok. Proviamo da qua. Oh, dai, riso. Te ne entra uno, non te ne entra. E niente. Vabbè, io chiudo. Boh, raga, io vado. Qualcuno vuole qualcosa? Potrebbe. Vado nella caverna qua dietro. Qualcuno ha un teschio di cadavere. È quasi immune di Eldritch Blast. C'è proprio scritto. È una cosa. Prossimo bless lo casto su di te. Me lo misserei. Tutti e tre, così puoi tirare 3 dadi 4. Ma io prima, Espo, non ho usato il tuo vantaggio. Perché non ce l'hai? Poteva usarlo qualcuno.
No, ce l'hanno solo io. Un altro. Esatto, devi toccarlo, però devi toccare Fer e poi ce l'hai. L'hai. Ecco la bonus action. Tutto. No, niente, martello. No. Ok. Bracken. Va bene. Attacco. Caricagli tutto. Carico tutto. Quindi faccio. E dai, uso anche l'ammazzatrachi. Usi anche? L'ho spammato. Ok, no, perché non mi usciva. Attenzione, se fai due attacchi e vai giù col primo dei danni, il secondo non riesce a farlo, Prova. Schizza. Ce la fai, se non metti anche. Schizza lava. No, 2 di 6, sono morto, raga. Non è detto, può fare due danni. Muori, bastardo! Dimmi che è morto, ti prego. La scena è Bracken. Tira due dadi di 6. Le resta con un punto ferito. No! Non mi avrai! La scena è... Bracken, scudo in mano, si avvicina alla creatura proprio correndo con le ultime forze, dà una scudata in faccia alla creatura... No, raga, ho sbagliato. Non è morto. L'ho lanciato a due mani. Molla lo scudo, corre verso la creatura... No. E gli taglia via la faccia davanti, proprio gli taglia via tutta la parte finale della testa. E il sangue lava di questa bestia gli cola addosso, ferendolo mortalmente. Ma lui non va per terra nonostante il dolore. La creatura invece si affloscia su un lato. Sì. Mi affloscio anch'io. Però termino, invece di terminare il vento, termino la combat music. Voilà. Bene. Vabbè, io vado a dormire. Ce l'abbiamo fatta. Notte. Io è meglio che non curo nessuno. Io sono depresso e triste per la mia performance, quindi sono già in tenda rannicchiato. Sto succhiando il pollice. Non ho capito, Andy. È il loro sangue che ferisce. È il loro corpo e il loro sangue in generale. Provo a toccarlo per vedere se fa ancora il bruciore. 2 di 6. No. No, ma è toccare leggero, tipo lo tocchi con un dito. 2 di 6, così dice la regola. Si viene toccato o colpito. Ma anche da morto, che stronzo. Sì. Se tutto il party muore qua. Tutti a toccare il coso. Mamma mia. Smettila di toccare il Remoraz. Cavoli. Ma no, perché diventi cieco. Chi è che ha fatto quel... No, il di 6 sopra è col di Dario, ok. Dicevo, è 9, perché... Beh, ho crittato anch'io. Hai crittato sui danni che ti prendi. Vabbè. Infilo le dita nella neve. Bondal, ma cosa fai? Le metto nei capelli di Brina, visto che lo consigliano. Come va? Ti senti meglio? Io avrei bisogno di un aiutino, non so se mi vedete un po' giù, ma... Ma non sei a un punto ferito? Ah, vabbè, ho capito. Mi avvicino l'aiuto. Io ho la tendenza a uccidere Bracken. I miei compagni in questo momento. Bene, bel bene. Colpo. Esatto. Bene. Imprina l'allegra chirurgo. Esatto. Perché gli altri sono sotto la tenda e io sono sotto? Andal, non hai un'ampolla? Aspetta, no, l'effetto è bellissimo perché... così, no? Sembra che entrano... Ah, ora andiamo a dormire. Bello. Sì, però dopo non possono più muoversi, mi sa loro. Ti no, puoi selezionare ognuno, si, ognuno vede se stesso sopra. Sì? Sì. E allora facciamo così. Tu front. E tu front, in teoria siete tutti dentro adesso. Quando entrate nella tenda. Wanda, non hai un'ampolla per prendere un po' di questo veleno? Sangue veleno. Ho delle ampolle? Dovrei finire. No, non ho delle ampolle. E io non ne ho. No, ho 10 candele, però, se preferisci fargli un rito funebre. Non credo che funzioni con le candele, però grazie. Io provo a lanciare la neve sulle creature per nasconderle, sia mai che... Si scioglie o la neve immagino di no, sì? No, la neve non si scioglie, invece. Ah, ok, allora gliela lancio in modo da coprirle. Ok.
li nascondi sotto la neve. Esatto, sia mai che arriva tipo mamma remorazza a cercare i suoi figli. Io mi avvicino a questo qui, non gli stacco un dente, però prendo le mie frecce e le imbevo di questo sangue e poi le metto via senza toccarlo il sangue. La freccia si distrugge quando la intingi nel sangue. Allora provo il quadrello. Allora posso rimetterle tutte di su subito, magari. Esatto, fai col mazzetto. Così. Ok, non ha funzionato. Infatti anche le frecce, la freccia che ha sparato Re o le accette da lancio di Dario sono andate. Destroyed. Lo segno zero. Meglio, tanto pare la neve non prendo il dente. Dovresti mettere tipo della neve, poi il sangue di queste bestie e poi altra neve per conservarlo. Hai ragione, però ho paura che si scioglierebbe prima o poi. In questa montagna. Però hai ragione. Andiamo a dormire, va? Sì, andiamo qui con Zamash. Ci saremo. Oh, c'è Zamash! Buonanotte, Zamash. Sto già russando. Ma mentre... Casto silence. Grazie. Però è concentrazione per 10 minuti. Mentre russi, però dimmi una cosa, svolazza il mantello? Lo usi come copertina. È rimasto... No, non... ci sto pensando. Secondo me sì. Io me No, scusate, avevo chiuso il mio. Esattamente. E Mary si è sparito da me, non lo vedo più. Io sono in tenda. Penso che sei sotto Bracan. Mi vedi adesso? No, ti vedi sotto Bracan. Perché, okay. Perché non vedi dove è Bracan. Ah. Adesso sei sotto Fer. Un casino. Ma che casino è sta tenda qua? E così dormi coi piedi di fuori. Prenderò danni da freddo. Domani vabbè. Amputazione. Allora. Dormite. Passate la notte tranquillamente. Se avete delle razioni, calatevene una, così potete togliere l'effetto dell'exhaustion. E ce l'ha tutte Zamash. Ne scalo una anch'io. Ne scalo io per tutti. Mm-hmm. Siamo? No, io ho mangiato la mia, quindi... 5. Esatto, perché mangiare, bere e riposare, riposo lungo, vi permetto di scalare un punto exhaustion. E se quindi scusami, se dormiamo e mangiamo sono due punti. No, solo se non, dormire basta, no, cioè dormire basta non va bene. In teoria è dormire dopo la cena. Vabbè, rimaniamo fermi ancora un giorno, easy. Eh certo, il mondo ma finisce ma noi siamo ancora nella caverna del cazzo. Pesante non dormi bene, Fondale. Ok, allora mangio leggero. No, comunque, scalate un punto exhaustion chi ne ha due o chi ne ha uno. E se mi mangio... una pozione? Mi curo 2 di 4 più 4. Beh, se ti mangi anche il vetro, probabilmente ti fai danni, però. Quindi non abbiamo più la velocità dimezzata? Se avete Exhaustion 2, non avete più la velocità dimezzata. Se avete Exhaustion 1, non avete più lo svantaggio sui gli skill check. E posso tirare anche gli dice? Ma scusa, perché ti stai guardando quando stiamo per fare un riposo lungo, Lore? Riposo lungo, carichi tutti i punti vita e metà di tuoi tassi. Mentre dormiamo io, freddo, mi metto qua vicino a Zamash e prendo un pezzettino del suo mantello senza farmi vedere. E ti svolazza via drammaticamente. No, scusa Andy, hai detto metà vita? No, riposo lungo. Tutte le abilità, okay. Metà degli dice. Non ho collegato il cervello. Fai un rewiring, per favore. Lo farei, ma sono l'impostore, quindi sto sabotando. Ah, quello. Vabbè, ma quello lo fai di default. La notte è freddina. Però siete attrezzati, avete i vostri mantelli pesanti, avete delle tende che sono di una buona qualità. Riuscite a dormire bene, nonostante il freddo, il gelo mortale. E vi risvegliate la mattina dopo. Poco da campo ormai spento. Vabbè, sono io o io mi sento più forte? No. Sì, deve essere...
però ho dormito bene, quindi deve essere quello. Buongiorno, grazie Zamas, ho un po' approfittato. Un bel mantello. E poi esco fuori. Ma è il suo dei mantelli proprio. Bene. Montare le tende. Io smonto questa. Che... Io aiuto Bracken. Sei particolarmente collaborativo oggi. Beh, diciamo che in un ambiente così collaborare è abbastanza quasi un dovere. Quasi. Stai dicendo che devo portarti in alta montagna per sempre? Beh, no, adesso... No. Chiedevo. No, 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 tranquillo. Magari la prossima volta torniamo al mare. Occupato, vado io. Io ho smontato l'altra molto rapidamente e la porgo a Bracken. Ecco, tieni Bracken. È tutto nello zaino, ragazzi, tranquilli. Io sto facendo i miei bisogni qua nella fossa. Nella caverna del... Ma lì non c'erano dei cadaveri. Cioè... Vabbè, è vero che l'odore potrebbe non preoccuparti più di tanto a quel punto, perché voglio dire, già c'è roba in putrefazione, quindi... Sentite, dici... solo un urlo in lontananza che dice... Per Baphomet! Dedica anche le cacate. Cioè... Non penso che la prenderà benissimo. Però... Stanno rivoltando nella tomba quei poveretti. Non andate di là. Andiamo? Si va. Beh, potevi farlo prima, magari spaventavi le due bestie. No, l'hai tenuta, bravo. La pinna dello squalo lucente, mi sembra che ho mangiato quei fagiolini e noci, non so cos'erano, ma madonna, sto proprio rivedendo. Andiamo, che... Qui mi sa che è inabitabile. All'uscita della caverna ti accorgi che la tempesta sta andando furiosamente, nel senso non si è placata durante la notte. Quindi vi aspetta un viaggio comunque difficile. Riprendete il cammino? Direi di sì. Fare qualcos'altro nella caverna? Se ce lo chiedi così... No, chiedo, non so, magari qualcuno di voi deve discutere su qualcosa di particolare, o che ne so. Non lo so. Dobbiamo discutere. Non è un consiglio, roba di allora, genere, è semplicemente... È Bracken, caccia i soldi. Siete pronti? Brina, è il momento di dividersi i soldi. Ma no, all'avventura? All'avventura! Brina ha detto all'avventura. All'avventura! Quando dice all'avventura cambia mappa automaticamente, guarda che roba. No, non è vero. Vestitevi bene. Riuscito a fare della mappa, Lore, sei morto. Oh, funziona adesso, che bello. Din din din, din din din, din 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 din. Il vento torna a essere forte. Siamo legati, ci rileghiamo, immagino. Okay. Sì. Sì, facciamo la cordata. E comincia subito a tagliarvi la faccia. Però riprendete il viaggio con rinnovato vigore, anche se la tempesta non accenna a placarsi. Continuate la salita per qualche ora. Siete sicuri che sia mattina, perché ormai avete l'orologio biologico impostato quando fate le 8 ore di sonno. E dopo un po' che camminate, in realtà vi rendete conto che, nonostante la fatica del giorno prima, siete più di proseguite più di buona lena. Un po' più facilmente rispetto a ieri, sebbene la tempesta sia la stessa, appunto. Si comincia a intravedere il picco da dove siete voi, quindi anche se siete nel mezzo della tempesta vedete proprio la forma della montagna che finisce sopra di voi. Fate tutti quanti un tiro di atletica, per favore. Chi aveva l'exhaustion con vantaggio, chiaramente. Con svantaggio. A chi è rimasto il punto exhaustion? Possiamo scegliere anche tra liscio. Atletica e acrobatica. Atletica. No, no, atletica. Chi ha messo? Oh no. Cazzo, però ho fatto due. Uno, però... Com'è possibile? Ho fatto due, però. Due volte due. Ok. Bracken e Zamash cominciano a navigare nella neve alta. E cominciano a tirare il gruppo, mentre Fer e Zemel... le bollate
mentre Fer e Temeris fanno un po' più fatica questa mattina. Sarà che Temeris ha appena finito di andare in bagno e ha faticato. Si sente un po' svuotato. Oh, sì, sì. Mentre Fer, due noci da mangiare. Come ha detto prima, è più abituato al mare probabilmente che alle montagne innevate. Proseguite ancora per qualche ora e verso quasi verso fine mattinata riuscite a intravedere la cima e quasi oltre la coltre tempestosa. Quando aspetta, apri tutto, non doveva placarsi così malamente, però. Ma non dovevano esserci delle rovine. La tempesta comincia a cessare mentre proseguite e man mano che salite cominciate a vedere l'orizzonte. E dietro il picco della montagna vedete questa immagine. Poi scopriamo che le rovine sono nella montagna a fianco. Eccole. Ma aspetta, quanto siamo vicini indicativamente? Siete praticamente è una vallata, voi siete dall'altra parte della valle, c'è questa vallata prima del picco che scende giù verso proprio il fondo della montagna e torna su dalla parte opposta. Adesso ti faccio vedere anche la mappa giusta. È la rovina vista da lontano. Da qua non vedete niente di particolare, se non è una sorta di fortezza. Proseguite ancora un po' fin quando trovate più o meno vicino alla salita, vicino alla parte più alta della vostra parte della valle, riuscite a trovare un sentiero che sta sulla parte più alta della montagna e fa tutto il giro fino ad arrivare alla fortezza. Però voi adesso non ci siete qua, perché non ci siete qua? E come eravamo messi? Beh, c'era penso Bracan e Zamash che avevano fatto i tiri alti. Abbiamo scavato trincee nella neve. È stati i più... È piastrellato la zona per quelli che arrivano dopo. Non mi tiene mai la posizione dei token, il che mi fa anche abbastanza incazzare, quindi devo ogni volta ripiazzarle. Boom, baby. Dovreste essere qua. Lì. Un sentiero. Questa è tutto praticamente la parte più alta della montagna. Vedete che alla vostra destra, alla vostra sinistra, lo strapiombo proprio. E vedete che il percorso è abbastanza stretto e ghiacciato. Quindi dovete fare un po' attenzione a proseguire. Procedo cauto. Proseguite pure intanto. Potete muovervi. Chiaramente mantenete l'ordine perché il sentiero stretto, non riuscite a passare uno di lato all'altro. Allora, nel frattempo vi dico cosa vedete. Prima di tutto vedete, Bragan, tu che sei più avanti lo vedi, alla tua sinistra mentre vai sul sentiero vedi proprio la fortezza che si staglia sopra la vallata e non è esattamente il punto più alto della montagna, dietro la rovina a sud-ovest vedi proprio il picco della montagna poco più alto, però il picco di ghiaccio ero attento. Beh, almeno non sai che non siamo a Leylon, tipo buono. Okay. I waited for this moment. Io sto proseguendo col bastone e il piccone dall'altro lato, sono quasi un po' in bilico, però lo pianto dentro ad ogni passo in pratica e cerco di tenermi in piedi più che posso. Il bastone ce l'abbiamo tutti. Sì, immagino che il bastone lo state usando tutti. Quindi. Sì, vabbè. E poi siamo tutti legati, no? Così se va giù uno, manda giù tutti. Devo certificare che mi sto piantando il piccone ad ogni... E nella morte. Ok, vedete che questo sentiero comincia a inerpicarsi e si avvicina sempre di più alle rovine. È molto stretto. E Dario, fammi un tiro percezione, tu che sei più avanti. Arriva il rock.
No, non arriva il rock. E vedi che ci sono delle orme su questo stesso sentiero. Ah, vedo delle orme su questo stesso sentiero. Sono orme di animale. Che non riesco a riconoscere. Fai un tiro di natura. Eia. E invece? Sono chiaramente dei lupi. Sono dei lupi belli grossi. Lupi grossi. Dove lupi? La cosa che ti fa strano è che il sentiero è ghiacciato e nonostante questo... Ma che cazzo fa sta musica? Facciamo così, rimettiamo il blizzard perché questo vento qua mi fa schifo. Nonostante il sia ghiacciato, il lupo, l'impronta del lupo è proprio pressata all'interno del ghiaccio, quindi era pesava parecchio. Deve essere un lupo bello grosso. Ci fanno i lupi belli grossi qua sopra? Sarà un lupo gigante, l'equivalente di Daga Lucente, però in formato lupo. Una nuova sfida. Toblin avrà la sua locanda del lupo. Sì, andiamo. Storia delle rivisitazioni della locanda, un manuale di Bracken Block. Faccio un appendice al codice, io te lo dico. Potete proseguire tranquillamente sul sentiero. Beh, speriamo che non siano amici dei lupi che hanno usato per fare i nostri cappotti. Tipo li riconoscono proprio, c'è su scritto... esatto. Ma quello era Ernesto! Raga, state al passo che mi sembrate... Che sei lento, muoviti. Ma guardate me, se vedo dall'altra parte del crepaccio, dico che cazzo sto facendo lì? Io sono affiancato col piccone, faccio un passettino piano piano alla volta. Per prendere in giro chi non ha più 6 di atletica. Tira un po' la corda, così fa arrivare Temeris più velocemente. No, poi cade. Hai ragione. Facciamolo oscillare. Lupi! Sì. Qua ci sono delle orme di lupi. Grazie, Temeris. Non ti ho sentito tirare percezione, ma te lo concedo. No, ma era per rimarcare l'ovvio. Ah, continuo a vedere le tracce del lupo? Certo. Ah, allora lo seguo. Proprio senza paura. Lo segui giù dalla valle, penso mi sia andare di sopra. Vabbè, qua finisce qui il col. Fonda ha fatto dei salti. Ok, dove siete voi adesso? Dove sei tu adesso, Bracken? Il sentiero è molto più stretto. Quindi, passando via, dovete farmi un tiro di destrezza. Addio. Finalmente. Quelli che hanno ancora l'exhaust sono chiaramente con svantaggio. Rip. Ah, che culo. Bang. Ma che cazzo c'hai stasera? Si può sapere? Hai truccato i dadi? Non lo so, dimmi. Ma lui è ancora 20 metri più indietro. No, no, lui è attaccato lì, perché lui non si vuole muovere, ma è attaccato lì. Allora. Vabbè, ma Cristo, ma la stai trovando Brina, stasera? Mi sembri Lorenzo, porca Brina bestia. E Temeris scivolano. Addio, è finita la campagna. Beh, slogato. Fermi. Ah no, sono attaccato col piccone. Tutti quelli che non stanno scivolando fanno un tiro di atletica per tenerle su. Con vantaggio? No. Con svantaggio che ha addirittura l'exhaustion. Easy. Fantastico, è sufficiente. Ritengo Spavaldo con un braccio. Praticamente riuscite, grazie alla corda, riuscite a tenerli su. Grazie Temeris, ragazzi. Perché Temeris appunto l'aveva fatta qualche ora prima, perché si è cacato vecchio, si è visto proprio rotolare giù dalla montagna. Si è visto nell'abisso infinito del crepaccio, senza mai più vedere la luce del sole. Avete salvato la vita. Potete proseguire. La prossima volta ti terrò io, Bracken. Faccio ok col pollice perché è meglio che non parlo dopo aver visto Temeris che scivolava. Ah, da dove sei tu, Dario, non la puoi vedere, ma la tua sinistra sopra di te c'è
l'entrata della fortezza, vedi che è proprio una parte staccata della fortezza da questa parte. Ah, qua. Ok, ma quindi fa il giro tipo... No, qua. Tipo così il sentiero? Esatto, tu segui il sentiero e praticamente vedi che la valle gira intorno alla cosa. Ma dimmi se mi devo fermare. In realtà Zamo è appena volato di sotto, però vi posso portare un po' più avanti, che è dove potete arrivare, cioè, senza problemi. Così non state lì a vedere tutto. Okay. Zamo, perché continui a buttarti di sotto? Voilà. Così siete vicini. E da qua adesso vedi che il sentiero sale parecchio. E comincia a intravedere proprio sopra di te la fortezza. Ma avanzo? Avanza tranquillo. Se no ti dico se c'è qualcosa che non va, ti dico io. Tipo qua? Quello è semplicemente sentiero difficile. Sentiero, così dice, terreno difficile, ma non cambia niente. Vado cauto. Ok, dove sei adesso, Bracken, vedi sopra di te, continuate pure ad avanzare. Vedi sopra di te un ponte che collega praticamente la parte della fortezza che sta a destra, che è più piccola, e la parte gigante della fortezza che sta a sinistra. Quanto è alto il ponte? Il ponte è sopra di voi, aspetta, 30 piedi. Okay. In chiaffera se scatti. Potremmo provare a lanciare una corda e arrampicarci su. Allora, sono 9 metri. Perché fare tanta fatica? Basta fare la strada. Il sentiero in realtà sale, quindi se vedete che sta salendo, e sulla destra tu vedi dalla curva che prosegue dopo di te, Bracken, vedi che il sentiero va verso l'alto, quindi probabilmente arrivi poi all'altezza del ponte. Sembra. Magari qualunque cosa, i lupi magari ci stanno aspettando, così li prendiamo di sorpresa. No, beh, Vondal non ha tutti i torti, effettivamente. Se noi lanciamo la corda, la facciamo girare intorno. Quanto è largo il ponte? Il ponte è largo 4 metri. Se noi lanciamo la corda, la facciamo girare intorno al ponte. Come pensate di... No. Eh? Quanto... Vuoi fare il giro della corda al ponte? Eh sì, sì, 30 metri la corda. È 30 metri l'altezza. No, hai detto 30 piedi, scusa, sono 9 30 metri. 30 piedi, sì. Sono 9 metri. Ok, non è così inarrivabile come... No, sono 30 piedi di chiodi. La corda, 30 sì. Piedi l'altezza del ponte. Ah, non è 30 metri la corda? Eh no, è 30 piedi. Ah, e allora... Però se attacchiamo due corde insieme... Sì, io ne ho due. Troviamo tutti la corda. Esatto. Io ne ho anche un'altra. Che schippiamo l'entrata. Sì, ce l'avevano data con la... Si può andare a vedere cosa c'è davanti con prima l'attrezzatura di fare per scalare. Dentro te, Meris. Oh, allora! Oh. Andiamo avanti! Raga, scusate, se ci fermiamo qui... Mi sa che non l'ho presa io, cioè... Era la corda da 30 piedi. Non ce l'ho nell'inventario. Perché fanno? Comunque è molto fredda, state restando fuori un parecchio. Sì, andiamo? Andiamo. Andiamo? Andiamo. Però è una buona idea, riconosco che... Ma perché non lo facciamo? Fa freddo. Problemi di equipaggiamento. C'è gente con l'exhaustion che sta male. Ma sì, puoi scalare chiaramente è un altro tiro, eh. Se volate giù da lì dalla corda, andate giù a valle, andate. No, ma così saltavamo tutto alla scena... La scena iniziale. La scena brutta. Poi esatto. non triggera il combattimento. Allora, quando entri. Sono davanti a una porta, immagino. E bugga poi. Allora, è una porta, una semplice porta di legno con tutta il corpo in ferro. Ma ho giù un orecchio. Normalissima. Fai un tiro di percezione. Dall'altra parte senti russare e non è un russare umano. Silenzio. Devono esserci degli animali. Vondal aveva ragione. E qui è leggermente più largo il sentiero, è esattamente come prima. È come prima, non riuscite a passare uno con l'altro. Porco mondo. Cioè, potete provare a passare, fate un... potete provare a scambiarvi uno con l'altro.
Eh no, devo far venire qua l'elfo, quando cazzo ci arriva mai da lì? Avrai mica paura. Prova a far aprire la porta piano piano. E infatti, va bene. Prima, aspetta, prima di aprire la porta io casto silence sottovoce sulla porta. Ma funziona su un oggetto? Crea un... Ah sì, any creator sì, sì. Or object, che top. Siete tutti deafened, come si dice. Apro lentamente. E gli faccio segno con le dita di andare. Apro comunque lentamente, per non... Apro, cioè, normale, ma non con demenza. Normalmente. Okay, apri. Li vedo. E vedi... Faccio segno destra, 4 con le mani. Alla tua destra vedi 4 enormi lupi che però stanno sonnecchiando. In questo momento non senti più niente, non senti neanche il russare dei lupi, quindi... Avanzo piano. Ok. Ti accorgi che entrando in questa stanza è una sorta di stalla. Probabilmente veniva usata per dei cavalli, ma ci hai trovato 4 lupi. Dimmi se mi devo fermare, Andy. No, non c'è problema. Siete in un'ossera di silenzio. Anche volendo non potreste fare rumore. Quant'è la distanza della sfera? 20 piedi, quindi eridi. Okay, quindi più o meno la stanza qua dentro e basta. Esatto, sì. Ok, quindi la zona qua dentro, sì. Quindi potete entrare tranquillamente, i lupi non vi sentono. Lore ha deciso che rimane fuori al freddo. Un punto di exhaustion, Lore, mi spiace. Ok, ti trovi dentro in questo corridoio e vedi che è una fortezza... Mi sembra di essere già stato in una fortezza simile, una costruzione piuttosto standard. Non è una roba esotica né niente. E ti ritrovi in questa sorta di corridoio un po' più largo. Con delle porte. Tutte le porte sono più o meno simili. Legno, corpo in ferro. Bene, allora. Io faccio muro qui. Voi aprite le porte a vedere cosa c'è. Se adesso riuscite a parlare, non riuscite a passare uno con l'altro. Io metto l'orecchio alla porta, questa qui a sinistra. Ok, fai percezione. Avanza, fermo, muoviti! Non ti sente nella sfera del silenzio? Gli faccio segno con le braccia. Annuisco, ma non capisco. Ah, ecco. Ma, scusa, ti sto facendo un segno, vieni avanti, cosa cazzo è che non capisci? Gli schiaffi che vengo a Ravenna a darti a breve? Non ti sembra di... Io passo sotto le gambe, di Bracca. Faccio ok col pollice. Parte della porta. Ok. Anch'io cerco di sentire qualcosa... dentro questa porta, è una porta, Damage, giusto? Anche tu? Sì. Così almeno facciamo... Naso, sì. Così almeno facciamo tutti una volta, fate il tiro di percezione. Per ascolta sta porta sotto. Con svantaggio? Faccio anche percezione. Hai ancora l'exhaustion? Sì. Ok. Sabrina che Zamash non sentono niente. Per non senti niente. Adesso siete all'interno. Boh, io apro la porta. Apri la porta. Entro. Apri la porta. Adesso la apro per tutti. Ok. Trovi quello che sembra essere un piccolo magazzino. Controllo delle casse. Le casse... È pieno di casse... Cassa. Che... sono così vecchie che quando le tocchi si sfasciano praticamente. E la roba che c'era dentro è in polvere praticamente, quindi non sai esattamente cosa potesse essere. Non succede nient'altro. Esco e dico, qua non c'è niente. Ok, allora provo io ad aprire questa porta vicino a me. Brava, vai Mili. Esatto. Penso a me già. Davanti a te vedi delle scale che salgono. Sono delle scale. Praticamente a stima arrivi più o meno all'altezza del ponte salendo queste scale. Passaggio. Che facciamo? Andiamo di qua o prima controlliamo le altre porte? Fer.
Vabbè, roleplay, raga, ma mi si deve sentire, però, eh. E me, per, sbircia. Sbircia nella porta lì sotto. Quella di Brina? No, quella già sbirciata. Quella già aperta. Questa. Ok. C'è un buco della serratura? Sì, c'è. Sbircio del buco della serratura. Parlando della serratura, vedi una stanza pressoché vuota, se non che in un angolo vedi una un'incudine. L'altra. Sbircio l'altra. Hai l'abilità occhio periscopio, quello tipo cartone animato che esce dal buco della serratura. Uso occhio periscopio e cerco di guardare anche nell'altro. Con occhio periscopio, no, sai, questa invece non riesci a vedere niente. Non c'è niente. Sembra proprio vuota. Sembra vuota. Senza cose. Ok. Allora l'apro. Sì. Cerco di aprirla. Anzi no, prima di aprirla cerco di esaminare un attimo la serratura delicatamente per vedere se sia chiusa. Vado in bagno, non fate casino nel frattempo. Tutta anche la serratura. La serratura non ha niente. Provo ad aprirla. Ah no. Entri nella stanza, ti accorgi che non c'era niente, non vedevi niente perché al di fuori del campo visivo della serratura c'erano dei sacchi a pelo. Eh? Ci sono dei sacchi a pelo! Chiaramente ce li abbiamo. Da poco, lo vedi subito perché sono disfatti, sono in buone condizioni. Mi avvicino e cerco di toccarne uno per capire se è freddo, cioè se è caldo o freddo, se quanto da poco usato. Passare, aspetta, scusa. Non sono caldi. Sono sicuramente recenti, però non sono caldi. Li annuso. Sì, cerco di capire se è un odore che riconosco, tipo di orco. Sempre con svantaggio perché you know why. Sì. I know why, e è un odore che hai già sentito da altre parti, in altri posti chiusi sicuramente, però non riesci a capire di cosa, non riesci ad associarlo. Odorano. È molto utile, grazie. Non direi chi li ha usati comunque. Odorano di cosa? Di odore, di cose di cerco di aprire l'altra porta. Di naso, di odore di naso. Hanno di muco volta. Perché con la... Aspetta, se devo passare al layer giusto. Stanza appunto che era vuota se non per quella... quell'incudine che c'è di lato. C'è sopra un'accetta in buone condizioni. Però non vedi nient'altro. No, la volevo aprire proprio. Non è aperta, te l'ho aperta. No, io la vedo chiusa. Ma no. Ok, adesso è aperta. Allora si era incantato il coso perché l'avevo già spostata. E quindi c'è un martello sopra? Un'accetta. L'esamino? È un'accetta da lancio, in buone condizioni. Bracken le ha appena perse. La prendo. Ok. In giro nell'incudine non c'è niente. Non... No, non trovi nient'altro. Noti che tutti ci sono degli attrezzi sparsi per terra, probabilmente attrezzi per per i cavalli, insomma, sì. Fellazio ai cavalli. Fellazio ai cavalli. Prendili. Volete portarlo? È durissima. Ah, come si chiama? Ma Circe il final boss? Sì, Circe il final boss. Compare, mi fa da co-DM, gli farò fare qualche voce. È la voce della vostra coscienza e non è contenta. Ma io non ho una coscienza. Quindi mettevamo in dubbio. Ok. Do l'accetta da lancio a Bracken. Tieni, l'hai persa. Siccome Bracken è andato al bagno. Grazie. Ah, sono tornato, eh. Si è recuperato un'accetta da lancio. Ha piantato un'accetta nella schiena. Tutto bene. Ok. Quindi? Non ti si sente. Via di qua. Via. Usciamo. Andiamo di qua. Sì, prima che finisce la...
Ho davanti il silenzio. Vai. Il silenzio è già finito, era nella stanza prima. Io vado avanti allora, con attenzione. Nella stanza del silenzio. Oh, ma in teoria dice che sono sordi quelli dentro, quindi i lupi non possono sentirci. Vado avanti con circospezione, controllo che non ci siano trappole. Che proprio disordine da post-traumatico da trappole ormai, questo party. Questa è una porta? Quello è un, una finestrella, una feritoia. Ah, ok. Tu ci passi, gli altri no, se vuoi lanciarti nella vallata. No, però sbircio. Fuori vedi, sotto non di sporgerti. Te, sotto di te vedi il sentiero che avete fatto per arrivare qua, vedi sulla destra il ponte che era 30 piedi d'altezza, e vedi l'altra fortezza dall'altra parte, vedi questa zona qua. Aspetta, non so se tu riesci a vederla veramente, vediamo. No, non riesci a vederla veramente, ma facciamo così, in teoria dovresti vedere. No, neanche, fantastico. Non sporgerti. No, aiuto. Praticamente ti faccio vedere, tu vedi questa parte qua. E di questa parte qua della fortezza, che è questa parte di muro crollato. Wow. Che fa parte della fortezza principale, ma vedi che è crollato, vedi tutta una parte di muro distrutto. Stiamo avvicinando, ho visto la fortezza qui, dalla feritoia. Ok, vai. Procedo. Piano. Controlla i gradini. Quanto tempo è passato da quando ho castato Silence? Sarà passato qualche minuto, 5 minuti, 6 minuti al massimo. Avete controllato un po' le stanze. Penso che le avete controllate più o meno contemporaneamente, non una alla volta. Quindi, vai. Una stanza. Entri in una stanza dove a tua sinistra c'è un portone. A nord vedi un sacco di feritoie. E dietro di te vedi un fuoco spento. Spento da quanto? Vado a controllare. E questo cosa sulla destra? Sono delle rastrelliere. Vuote? Per delle armi? Sono delle rastrelliere con dentro ancora delle frecce utilizzabili. Due faretre da 20 frecce. Due contenitori con 20 quadrelli. E poi delle armi che però sono malmesse. Un arco lungo, un paio di balestre. Beh, io prendo uno dei due contenitori con i quadrelli. Ok, segnati direttamente altri 20 quadrelli. Sì. Fer, c'è qualcosa anche per te, vieni. Arrivo. Fer si era distratto, penso stesse guardando qualche sito strano. Stava acquistando stava toccando gli scalini della scala. Era l'F15 su Digitech. Guarda che meraviglia. Eccoli qua, Fer. Wow, tanti auguri a te. Sono frecce, quadrelli. Tanti auguri a te. Le frecce che volevi. Cantando con di là dei lupi giganti che stanno dormendo. Sono in silence, no? Ma non ha 10 minuti, comunque. Bene, prendo le frecce. Quante frecce sono? 20 aggiuntive. Se no, 40 aggiuntive se prendi tutte e due. Prendi anche i quadrelli. Ma io non ho una balestra. Vabbè, tanto non ce l'hai. Prendili, che li rivendiamo. Ma quando mai rivendi le frecce? Ma cosa rivendi i quadrelli? A chi rivendi i quadrelli? Sono un copper l'uno almeno. Non ce l'ha la balestra, no? E chi è che ce l'ha? Ce l'ha Falco, la sua balestra. No, li ho presi. Ah. Adesso ho anche 20 quadrelli da vendere. Ah, ragazzi, ho sbagliato. Il ponte non era alto 30 piedi rispetto a dove eravate, era 50 piedi sopra di voi. I 30 piedi era la distanza tra una entrata e l'altra, tra un punto alto del ponte. Vabbè, meglio così, tanto non abbiamo fatto la mossa balossa, quindi... No. Apro! Sei sicuro? Eh sì, ho visto il ponte prima, non c'era niente. Il fuoco era tiepido. Io vado qua a sbirciare dalla feritoia. C'erano degli ultimi pizzoni che si stavano spegnendo piano piano, quindi utilizzato anche quello abbastanza di recente. Dario, sul ponte, di questo ponte appunto è lungo 35 piedi, vedi 50 piedi sotto di te, vedi il sentiero che avete attraversato, ed è pieno di catene ai lati. È tutta la parte laterale dove ci sono, diciamo, i corrimano del ponte, ci sono delle catene. E sopra l'entrata
di fronte a te, quella in fondo dall'altra parte, c'è una grossa campana di ferro. È vero. Non ha sentito la campana. Campana di ferro. Aspetta. Vedi che... aspetta. No, questo non lo vedi. Dov'è sta campana, Pinga? È praticamente qua sopra. Ok, avanzo. Attento! Dimmi se c'è qualche trappola dove finisco, no, tipo nel vuoto. Roba mentre simile. Esci fuori, il vento dell'esterno ti ritaglia la faccia di nuovo, cioè ti eri quasi abituato a non avere più il vento gelido. Mi arriva da sinistra, da destra, di fronte? Ti arriva da nord. Ok, quindi c'ho lo scudo a sinistra, non posso neanche pararmi. Ok, fai un tiro percezione? Yeah. Basta con sto aio. Qualunque cosa. Noti che la porta davanti a te non è chiusa. O meglio, yeah, è leggermente aperta. È come se fosse stata forzata. Yeah. Eh sì, questo sì. Faccio, questo alzo il braccio e lo stringo a pugno, come dire di fermarsi. E di avanzare piano. Io vado a sbattere contro. Io ti sbatto con la mia pancia addosso. Boing, infatti vado avanti di 5 piedi. Ok, visto che la porta è già aperta, la spingo in avanti piano. La porta si apre. Cosa vedo? E vedi? No, è molto più grossa, non è una porta. Vedi? Un piccolo corridoietto vuoto, che ha delle feritoie a sinistra e a destra. Se guardi fuori dalle feritoie, avanzando di uno, vedrai che ci sono i camminamenti esterni, ma le feritoie però sono troppo piccole per permetterti di passare, e una porta invece chiusa di fronte a te. Mi avvicino alla porta, mm-hmm, con circospezione. Ok. Cerco di sentire al di là. Percezione. Spero è diventato il vostro Jolly perché è l'unico che gli escono i tiri, cazzo. No, infatti, voglio dire... sarà i nostri occhi e le nostre orecchie. Senti qualcosa. Ho fatto 3. Senti qualcosa. Ma non riesci a capire che cosa. Tipo che non sa neanche se sia una roba. Ok, no, è un rumore. È come se si spostassero cose. Però. E da una spinterella Vondal. Descrivimi la porta. La porta è come le altre. Semplicemente il corpo in ferro è un po' più... è un po' più grosso, cioè un po' più spesso. Non è sfondabile, quindi. No, è legno il resto, eh. Ok. E quelli che hanno aperto, forzato questa porta, non hanno forzato quella. Vero? Mistero. Sembra strano. Mistero! Raga, ferma, ci penso io. Vai, un altro silence. Silence. No. Aspetto, passo su Brienne in modo da essere lontano, in modo che non mi sentano. Au! E provo a guardare oltre la stanza cosa vedo. Ok. Che è un midget addirittura. Ho capito, un midget. Prato del nano? Dove cacchio... cioè, adesso c'è Vondal in ginocchio sul ponte con gli occhi indietro e la bava alla bocca, giusto? Esatto. Ecco. No! Maledetto! Vabbè, sfondo la porta lo stesso. No, adesso che sai... dimmi che si apre verso destra. No. Però... Vondal, sì, vedi che l'orco che c'è vicino alla porta è pronto. È indossa già... cioè, indossa, sì. Allora, impugna già l'arma indossa in un ready. Ok, perché ci avranno visto mentre passavamo da sotto. Allora... guardo Bracan, gli faccio segno, alzo, faccio finta che un tizio muove la spada su e giù. Gli faccio ok col pollice che ho capito. Dovresti da farmi un tiro di qualcosa per capire se hai capito. Deception. No, lui dovrebbe fare performance, secondo me. Io ti dico solo questo. 20 naturale, cavolo. Puttana, mi descrivi perfettamente la scena. Anzi, descrivo anche come sono vestiti. Addirittura ti fa le ombre cinesi e vedi proprio un orco che impugna l'arma. E la allora gli faccio il doppio pollice dicendo che ho capito perfettamente la situazione. Fai un performance per vedere se il doppio pollice lo capisce. Vediamo. Gli rifaccio un altro segno. Praticamente...
lo indico con l'indice lui. La seconda azione è aprire porta. E la terza azione è una sfera che poi fa puff. Tre parole. Esatto. Con il cuore amore. Tu porta. Solo perché avevo il mic chiuso, me l'ha bruciata subito. Se vuoi resettiamo indietro di due minuti. Allora, visto che mi ha descritto che ci sono degli orchi e voglio combattere alla pari, impugno la grande ascia. Aspetta, Bragan, aspetta. Facciamoli uscire. Come? Ci posso pensare io a farli uscire. Gli creo il vuoto tentacoluto nella stanza e poi escono uno alla volta. Granadite di una bella palla di fuoco. Appena escono. Però facciamoli uscire, che li combattiamo nel nostro terreno. Sul ponte, intendi? Mm-hmm. No, dall'altra parte del ponte. Sul ponte avranno lo svantaggio loro che devono uscire. Ma non usciranno mai. Cosa vuoi? Cosa stai dicendo? Vuoi svegliare anche tutti. I lupi? Fermi se, tutti. Se escono... Fermi tutti. Se non escono... Tirate iniziativa. Se... Compare un'arma spirituale tra Zamash e Brina. Cazzo, lo sapevo che dovevo tirare... Che prova a colpire subito Brina. Ragazzi, mi avete bruciato apri la porta Wendy, vi dico solo questo. Cincischi troppo, Bracam, cincischi troppo. Ma no, perché loro non sapevano che noi eravamo qua. Dovevi entrare e tirare cartoni invece di stare qua a parlare. Vediamo se va, come va. Non va. Ok. Ti fa 4 danni questo... Non è una... A chi? A cosa? A Brina. Ma chi è? Zamash, sei stato tu? No, la vedi quest'arma fluttuare, quest'arma fluttuare ed è una sorta di falcetto. Dobbiamo distruggerlo questo coso. Dobbiamo tirare iniziativa, allora hai detto? Sì, tirate iniziativa e tra l'altro siete sorpresi, eh? No, aspetta, allora tu mica hai qualcosa per evitare di essere sorpreso, fermo lì. Ma cosa cambia se siamo sorpresi? E il primo turno lo cambia fanno loro. Il modo in cui devi fare un... Cioè, l'iniziativa viene tirata lo stesso, ma perché tra l'altro non è uscito il coso, ok? Tanto lo vedete. Ma com'è che hanno fatto a sentirci? Non si sa, tempo. Questi qua sapevano già che stavamo arrivando. Sapevano già punto. Che c'eravate, praticamente. Quando voi siete arrivati sotto il ponte, dove eravate? Di baracca. No, quando eravate, adesso non te lo posso far vedere, di qua, a nord, loro vi hanno visto dalla feritoia. Ok. Allora, onestamente, non lo so se ho qualcosa per non essere sorpreso. Mi sono appena letto le mie abilità e... Mi ricordavo che c'era qualcosa... Così su due piedi... No, non capisco se sia una trappola tipo... Hai studiato? No, non è una trappola, ricordo... Cioè, te lo dico perché sennò, che tu da solo non lo fai lo stesso. Cosa ho fatto io adesso, tra l'altro? 1, 2, 3, 4, ok. Perfetto, ok. Ma come possono sorprenderci se sappiamo che sono lì? Perché non ti aspettavi la cosa? La spada spirituale. Ah. Tu adesso la spada spirituale è entrata e adesso, nella prima azione, l'oro che tenta di sfondare la porta e di arrivare da te. Però... Vabbè, un momento di non... 76 palle di fuoco dentro la stanza. In realtà non possono fare molto granché. Remember the Thermopili. Quindi... Sì, ricordate che siete su un ponte, eh? Esatto. Che è alto 50 piedi. Ma il ponte ha svantaggio su di noi. Il ponte ha svantaggio, sì. Quindi possiamo buttarli di sotto con un bel calcione. Sì, di Bracan. Che sono orchi alti 2 metri. Ok, questo non ha un cazzo, quindi tira così. Dario, tira atletica. Ok, l'Orog non riesce a sfondare... Cioè, la porta si sfonda, ma tu non subisci alcun danno. Sì, ma fa molesto, ste porte rotte. E... Anzi, messo, fai i tentacoli, sai che ridere. E l'altro Orog si avvicina. Anche adesso. Prova a colpirti. Dove vuoi che fa a colpirmi da lì? L'angolo. Sei a contatto. No, 3/4 di copertura. Hai copertura, sì. Non ti prende.
altro invece si mette qui. E prova a colpire Zamash dietro di te. Dov'è? 11 ti prende. Ti rimane. E rimani tu. E non fai niente perché in realtà è a posto così. Va bene, tocca a Brina. No, aspetta, cazzo dico. Non sono no, io ho fatto 11. Boom, tocca a Fondal. Va bene, è il momento, signore. Il momento di riscaldare l'ambiente. Sì, sì, evviva. Occhio ai lupi. Da quanto è passato? Più o meno dai 10 minuti di Sire. Ha usato coso... Ah, quindi concentration. Era sceso. Quindi il momento. Hai chiuso la porta. Chiudi la porta, Fer. Puttana, che bomba gli hai tirato. Qua. Ma questa porta? Sì, quello è il punto migliore. Ok. E non becchi Bracan. No, 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 vabbè. 2, 3, guarda lì che tiri destrezza, i grandiosi. E... 4. No, non lo vuole. Non è passato uno, fantastico. Va bene, come bonus action il mio amato piccone, per cui... tira una palla di fuoco anche lui. Esatto, il piccone si tira una palla di fuoco. Ed è... sbagliato, ed è qui. Ok. E colpisce quello di fronte a Bracan. Lo colpisce, sì. E passo il turno. L'org davanti prova ancora a colpire Dario. No, col secondo mi prende. Il primo ti schiva a prendere le misure. Fa una piccola finta e col secondo ti prende. Scusa, sposto un attimo la camera per capire cosa vedo dal fondo. In realtà non è concentrazione la spiritual? No. No, no, non è concentrazione. Vabbè, te la tolgo lo stesso, tanto da vedete quello che c'è dentro. Infatti, se no avrebbe dovuto tirare il big boss. Constitution save. Zamo, tocca a te. Io mi concentro. Esattamente in questo punto. Faccio partire un sibilo assordante. Però giusto quando non vogliamo far arrivare i lupi. Ma tanto la porta è chiusa. No. Not yet. Anche la costruzione vedo che sono bravi, eh. Sono più 4, ragazzi. Okay. Fatto Seattle. Uno. Due, sì. Lo prendono in pieno. Il terzo vedi che lo assorbe un po' di più il tuo colpo. Tutta questa spaccatura che fai nel terreno e che si diventano fulmini. No, tu prendi. Il D20. Porca. Per compensare la faccio il critico sul surge. Ok. Tocca questo. Eccolo. Chi è? Me lo faccio vedere. Oh oh. Chi è? Non troverò mai più. Però, questo. Così. La fila. Ah, bello. Simpatico. Questo mastino ti arriva alle spalle. Questo mastino fatto. No. Sembra quasi etereo. Ti arriva alle spalle.
E non fa un cazzo a quanto pare, perché non riesco a trovare... No, no, ma va bene se non fa un cazzo, io non mi lamento. E... Tranquillo, io non giudico. Non tira, va bene, va bene, aspetta, passa, passa. Passi, passa. Allora, tossisce, poi dice non fumare. Ti corre incontro da dietro la porta, fa questo, quindi... Fai un DC, facile facile, destrezza. Scusa, saving o... Saving, saving, c'è scritto save. Tu sei ancora in fase exhaustion? Non importa a quanto pare. La creatura ti salta addosso, ti butta per terra e ti può mordere con una bonus action e poi... Ti sodomizza, no. Eh sì, quindi, perché è partita l'iniziativa? Quindi fa primo attacco a vantaggio perché sei per terra, ti manca, riesci a rotolare in giro, e col secondo attacco non avevo tirato l'iniziativa. Bello Cenere, comunque il nome in realtà doveva dirlo il tizio, però è il cane sponsorizzato dalle Marlboro. Andy, scusa, non avevo potevi tirato essere l'iniziativa, l'ho tirato adesso, ma non paio perché non mi ero cliccato. Complimenti. Ambinis. Aspetta, dov'è che sei tu? Ma non ti sei cliccato ancora, però. No, esatto. Cioè, non l'avevo tirata. Fatto? Non l'avevo tirata. Ah, non l'avevi proprio tirata. E quindi è giusto che vai per ultimo. Ah. No, aspetta. Mo ti devo inserire a mano. Non era ancora sicuro che si combatteva. Magari potevamo risolverla col dialogo, con il cane attaccato al collo. Vai, fai tu l'azione. Sei per terra. E sono per terra, mi rialzo. Mm-hmm. E posso oltrepassarlo? Tipo no. Così? No. E non posso fare altro che attaccarlo indietro. Con svantaggio devo tirare sempre? No, perché con svantaggio? Sei in piedi. E lo sneak? No. Lo sneak non ce l'hai? No. Ringrazio che non ce l'abbia lui lo sneak. Se su un ponte da 50 piedi di altezza ti faccio andare giù lo stocco da qua, non te lo imprendi mai più. Vai con la secondaria. Altro che car, che te lo riporto. Ok, col secondo lo prendi. Vedi che il sanguina il cane, quindi è solo un'impressione che sia... Non mi ero scalato la vita, l'ho scalata. Ok. Ora, questo aveva fatto, questo aveva fatto, questo aveva fatto. Tocca a questo qui. Che prova a colpire questo giro Temeris. Da dove? Quello con il giavellotto dietro. Ah. 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 Giavellotto dritto secco che passa attraverso la fila e prende Temeris. Verina, fai scudo col tuo corpo. E mi sono scansata, mi dispiace. Devi scansarti che poi prende me. Tocca a te, Brack. Ok, è il momento di contrattaccare. Visto che impugno la grande ascia... Alzo a picco e gliela calo addosso a questo qua davanti, proprio senza paura. Ok. Madonna, wow. Ma sei critti stasera, ma cosa hai? Scusami? Come va giù? Va giù dall'alto verso il basso a tranciarlo dalla spalla fino a dove riesce ad arrivare l'ascia. Riesce ad arrivare fino a metà del petto perché comunque ha un'armatura pesante. Giustamente. Se fossimo in Morkborg, gli altri tirerebbero il morale perché vedono un loro amico smembrato. Così per fargli capire la situazione. Dopodiché scanso il cadavere, posso entrare? Certo. E allora mi trascino fino troppo, a qua. Non troppo, non troppo. Ho paura della modalità. Puoi colpire e tornare indietro. No, mi sposto qua. E vedo l'altro Orog, che è sicuramente impassibile perché loro... non fanno una piega davanti a queste cose, ma gli calo la grande ascia anche su di lui.
Altro critico, no. È andata meglio prima. Vabbè, raga, oh, basta però, cioè, già hanno tirato tutti da schifo questi poveretti che hanno più 7 per colpire, poi addio. E 2 di 12 di critico fai. Lo prendi in realtà, però ti devia con l'armatura, l'armatura è parecchio pesante. Prino, vai, ti muovi ancora? Sì, mi metto dietro qua. Sì, avevi ancora abbastanza movimento per passare dal piccone. E poi io non ho nessun... Hai scansato il piccone tranquillamente. Anche poi me lo immagino fluttuare a mezz'aria, tipo. Beh, fa anche... piccono. Cosa? Dice piccono. Esatto. È un piccone, dice quello che fa. Fagiano. Come un Pokémon che dice il suo nome. Vado? Vai prima. Non so, c'è un Bracan dentro. Vedi tu. So. Vandal, mi hai dato l'ispirazione! Unisco le mie mani, i miei capelli iniziano a prendere fuoco, si incendiano e si alzano. Ah, i miei occhi vanno a fuoco i piedi, i capelli! Aspetta, se le spengo un po'. Diventano di fuoco. Ma quindi al povero Ferno gliela diamo una mano, proprio... No, povero dopo, Ferno. Dopo. Vabbè. Poi è tutto un po' stronzo, lo dico anch'io. Ma uno solo, cazzo, un cane. E tiro? Non sì, vedo ma non più... sono tutti min-maxati, eh. Io non vedo più Bracan. Però spero che tirato? Da qui non lo prendo. Io penso di essere uno dei pochi stronzi qui. Che non si è min-maxato niente. Come fai a min-maxare un rogue, scusami? Puoi come... Io, ad esempio, scegliendo la specializzazione migliore, quella che ho scelto quanti io, non sono è 20, quella... giusto? Sì. E allora prendi questo cristiano e questo cristiano. Bracan, in teoria, non dovrei prenderlo, no, anche no, se non lo vedo. Figura, okay. No, non lo prendi. O meglio, non lo sai. Però... no, non lo so. Se lo sento urlare, vuol dire che l'ho preso. Ma no, lui non urla, neanche quando gli ha strappato a giugolare il bestio. È lì per forza. Poi lì ci sono rimasto così male che... Ma come? Cacchio, cioè... 54 danni così. Sempre, eh? Ma... cioè, ma è che hanno meno 5, hanno più 1 comunque questi stronzi, eh? Ma tirano dei D6. Ah, beh, uno l'ha passato, dai. Oh, e allora? Ok. Quanto prende? Maronna. Ok, invece prenderà metà. Non so neanche fare la metà di 26, a posto siamo. Ti vuoi muovere, Brina? Ti chiedo. No, mi sa che poi devo rimanere qua, visto no, che ho questa falce sulla testa. Ok, allora. Fare quanti di percezione? Posso dirlo? Vuoi dire? Aia. E c'è in un? Il tizio che c'è di fronte a te ha entrambe le orecchie. Cosa, scusa? Non è Van Gogh. Cosa vuol dire allora... entrambe le orecchie? Non lo so, è un indizio per scoprire chi è. Questo l'avete già incontrato, il cugino ma del non War è lui. Chief. Ah. Perché io ho sentito subito Dario che diceva il bastardo, il maledetto, e invece non è lui. È il cugino. A meno che non si è fatto ricrescere l'orecchio, Chirurgia estetica, fa miracoli. Glielo chiederò a breve. L'orco, quello che si è appena mosso, che sta dietro, si fa scudo del tizio davanti a sé, che tra l'altro è poverino in ginocchio, mezzo bruciacchiato. E ho perso la sua scheda, fantastico. Prima di tutto colpisce Zamash con la Spiritual Weapon. L'ha tirato come ho tirato prima. Arrogante. Così, fagli vedere chi comanda adesso. Allora. 4 danni. Easy. Come io 10 di armor. Mica come quella match, quindi. Pizza match. Siete.
Do you believe in match? E poi... Ma non hai 11? Eh? Non hai 11, Zamas? No, ha 10. Ah. È proprio... è nudo praticamente, in tanga. Che la Dex non si alza. Questa è l'allergia alla classe armatura. Esatto. E poi ti casta questo. Sempre a te. Esatto. Fa tipo una... No. One more command. Vai. Qual è il, qual è il one word? Fai un vertigo salvezza su Wisdom. Scusate, no. Cos'è che è sta roba? Ti ha castato quella roba lì, se non passi il... Ti dà un comando. Ti dà un comando che devi eseguire. Eh no, no, una parola. O tipo uccidi il tuo compagno. No, no. Ok. Il tizio ti... vedi che ti guarda e ti dice... Vieni. Ma tu non vai perché l'hai controspellato e tu gli dici no. Con la stessa voce, tra l'altro. Da che è una guerra di... È una guerra di attori. Hanno tutti e due il tratto attore e posso... È un performance per vedere se lo dici uguale. No, matchando il tono. Temeris. Punto al cagnolino verso Fer. Temeris, pensi di colpire qualcosa questa sera? La vera domanda che uno deve... Ho ancora svantaggio, vero? Con uno di Exhaustion. Per colpire no. No, solo sui tiri. No. Ma prima avevi svantaggio perché era sotto la neve, mica perché... Esatto. Ah, okay. Non c'entra niente. Allora, guardo verso il cane che sta salendo Fer, Cenere, e lo punto con entrambe le mani. E gli dici Cenere sei e Cenere ritornerai. Cenere alla Cenere e poi gli sparo a bruciapelo. No, devi... Terza bassa. Vabbè, praticamente... ma allora Mess, buttati giù dal cazzo di ponte adesso... così risolviamo la questione. Scusa, posso tirarne una? Vedi, allora posso tirarli più alti. Tecnicamente a bruciapelo è quando sei vicino. No, bruciapelo è il pelo di Vondal, in realtà. Giusto, perché vuoi giusto. Brucio il pelo di Vondal. Praticamente no, ma ha messo le mani sulle spalle, mi usava per tenere fermo il tiro. Esatto, era corretta. Red weapon che partono così. Va bene. Zamo, tira il dado per il counterspell. Sì. Dubito fortemente che vada, perché alla fine era ancora basso, però. Ok. Uso il Wild Magic per rerollare un dado. Per rerollare il... Tu non ce l'hai Wild Magic per rerollare. Vabbè, Dario, io ci provo lo stesso. Tenta di colpirti. Mi colpisce. E ci riprovo nuovamente. Sono colpito. Non mi prende col secondo. No, invece mi prende perché non ho lo scudo. E con l'arma a due mani, eh? Giusto, giusto. È difficile tenersi d'occhio tutte queste cose. Ti prende tutte e due le volte. Provi arrogante. Provi ad assorbirlo il più possibile con la tua armatura, però chiaramente un po' riesci a prenderti. La sua arma è gigantesca tanto quanto la tua. Anzi, la tua arma è praticamente come la sua. È uguale, che gliel'hai sì, portata perché... via uno di loro. Fer. Fer. Lancia dal ponte. Cosa? No, niente. Fai catapulta giù dal ponte il cane. Allora, se avessi forza lo farei, ma non posso. Però quello che posso fare è cercare di colpirlo ancora, visto che è quello che fa il mazzo altrimenti, quindi cerco di attaccarlo ancora. Vai. Grande. Mess, ho un dubbio. Non hai qualcosa di giusto. Ah. Tipo... Controllati la scheda. Secondo me quando tiri l'Eldritch Blast non c'hai tutti i bonus giusti di nuovo. Controlla bene. Più carisma, più zero, sì. No, spell, più zero. Dovresti avere in teoria proficiency più il carisma. Eh sì. Ah, ti manca ancora tipo un più 7 o più qualcosa. No, però lo rolla. Lo rolla? 20, 20 sì, più sì, carisma. Sì, ho fatto 10 con un 20 più... Un di 20 più 4 di carisma. Ho fatto 6. Ma non dovrebbe esserci più qualcos'altro. Scusa, ma... Più 4 carisma? Ma è soltanto più 4 carisma tu hai? Sì. Sì, è sempre stato così. Il carisma poi dopo si è attaccato là anche al danno. Per via dell'Agonizing Blast. Bello.
Ma so quanto hai sotto di spell attack? Oh, un di 10, due volte. Se tiri una carisma. Sacred Flame che non ha il tiro d'attacco. No, infatti cade in volta. Comunque lo hai preso. Oddio, questo me lo salvo sto tiro. No. Tutto tu. No, vedi perché due volte. No, vedi messo, io faccio 20 più 4 più 3 perché 20 è il tiro, più 4 è il è il wisdom, più 3 è il spell modi. Esatto. Io non c'ho la proficiency, non l'ho mai messa. Tu hai un di 10 più 4 forza e poi? Ma aspetta, fammi vedere. Scusate, però... E fu così che non prendeva niente da 8 puntate perché la scheda. Ma è pensato che dovresti essere... Del Dage Blast è vero che l'abbiamo taroccato un po' forse per fare scripting. Aspetta. Vedi, anche sulla tua scheda spell, hai spell attack bonus 7, eh. Dovrebbe fare anche lui. Più 7. What? Scusa, ma è sempre stato così. Ma mi manca così, il cioè non ho il proficiency. Attack spell più 0 più 0. Sì, perché 4 più 3 è 7, sì, manca un più 3. Non hai un'altra me. Magia che tiri che fa d'attacco, no, No. Ma scusa, perdonatemi, ma questa cosa va messa a posto. No, la mettiamo a posto per la volta prossima, tanto c'è chi se ne frega. No, che cazzo, è importante, se non prendi niente per i prossimi 10 turni siamo nella merda, eh. Non è che finisce adesso la puntata, dai, sistema sta roba, Andy, grande. Sul pezzo. E questo è 2 ore e 9 minuti che non prende capitare. Un cazzo. Vabbè, sono comunque di 20. Più proficiency bonus, fine. Più proficiency bonus. Ok, ma mancava quel checkbox. Quanto ce l'hai adesso? Più 7. Sarà quante puntate così? Più 4 no, più 3, no, sì. No, l'altra puntata sono sicuro che l'altra puntata ce l'aveva, il più 7. A vedere. Va a vedere. Prolo in su. Ma sono sicuro che ce l'avevi qualcosa in più, perché tiravi molto meglio. Possibile. Proficiency è 2, adesso ce l'abbiamo. 3. In teoria 3. 3. Allora, cioè, anch'io mi manca il libro, dovrei fare più 1 col libro. Dovrebbe essere più 4, più 3, più 1. Vabbè. E dopo guardiamo. Sì, tanto. Avrei toccato qualcosa di inventario anche tu. Sono morto, per quello si è resettato tutto. Esatto. Ferra è colpito, ti fai qualcos'altro? No, parlavo con il microfono chiuso. No, non faccio altro, sono bloccato lì. Fai fondolino. Uso Guiding Bolt di prima, 27 punti danno, no. Grazie. Al tavolo 2. I tiri allora, chiamati non sono validi. Maledizione, allora visto che non vedo più il piccone, mi puoi mettere una telecamera dove c'è il piccone? Oh, se perdi di vista il tuo piccone. Non dovresti vedere col piccone? No, non vedo col piccone. Il piccone non ha visuale, immagino. I tuoi occhi non vedono dal piccone? No. Sight. Caspita. Prova. Perfetto, ok, allora attacco quello che sta attaccando Bracan. Bravo. Bracan. Lo prendi. Perfetto. Poi come azione principale... Blesson è 4 sul ponte. È sovraccastato, così almeno ce l'abbiamo tutti. Sovra noi 4 sul ponte. No, scusami. Quelli più vicini a me, Brina, Temeris, Fer e... No, io non mi blesso, blesso anche Zamash. Sento meglio. Ma quindi ma abbiamo vantaggio? Decidine uno in meno. Infatti, io non sono blessato. Ah, sono 4 in tutto, ok, sì. Non penso che ti muovi, fai nient'altro. Esatto. E basta. Tom. Io... prendo un gran respiro. E scarico in una linea retta di fronte a me una... una scia d'acido. Qua sono 30 piedi? 30 piedi, sì. La DC è 8 più la costituzione più 1. La proficiency bonus. 8 più 1 più 3. Quanto hai di costituzione? 1? Costituzione... non se vintro, no, sulla sinistra 1. No, quella sinistra. Quindi 8 più 1 più 3.
schifezza. Beh, fino adesso non mi sembra che abbiano fatto tanto. Su destrezza. Come vedi. Questi si pentono di aver annullato l'abbonamento in palestra. Vale, cazzo. Sono 2 di 6. Così a non fare cardio e fare solo gambe. 2 di 6. No. Non è possibile. Ma dai! Meraviglia. Che meraviglia. E devo tirare anche il D20? Non hai, no, non hai un D4 per Bless, no? Però comunico che... Ma non ha il danno per colpire. L'Orok davanti muore. Pira, con 3 danni. Sotto aveva 2 punti ferita. Che te devo dire? L'avevo descritto che stava morendo. C'è qualcos'altro? Sì. Faccio svolazzare il mio mantello. Giusto, dopo le kill. Dopo le kill è automatico. No, quello è il perk, devi sbloccarlo. Prossimo livello. Ok. Autosvolazzamento. Wow, guardate tutti là. È un aereo. Un uccello. E poi tira un coppino. No, è Zamas. Venere tenta di... morderti. È sparito? E allora tento di morderti con Nature Lost. L'ho morso con l'attacco disconnect. E lo prende. Quindi gli tolgo io 4 punti ferita. Morto. Rakan. Tocca già a me? Come già? È tempo di vendetta. La mia scheda. Guardo l'oro. Lui mi guarda. Io lo riguardo. Lo sa che sta per arrivare. E infatti arriva. Lo prendi. Le tags dell'Orog. Spira o non spira? Non spira. Non spira? Allora faccio ruotare l'ascia indietro. Lo guardo, lui mi guarda. Lo sa che sta arrivando anche il secondo colpo. E arriva. L'ascia. Ma come lo para con 16? A 18. Non te li ricordi? Hanno su plate questi cosi. Ti è creduto solo a me? Sì. Fanculo. Perché gli rispondo sì. Gli ringhi addosso, posso ringhiarli addosso? Certo, è un'azione bonus. No, scherzo. Ok. Prima. Io sono ancora tutta incendiata da prima e quindi sfrutto questo caldo, questa potenza di fuoco. Creo delle scintille con le mie mani e miro a questo, non so se lo vedete. E pam! Mi piace perché non è mai un solo click. Quando miro a questo è miro a questo e continuo. Aggiungici un dado di 4. Lo strobo praticamente. Anche con il ping. È un D4, devo tirarlo a parte. Ma questo cosa ha 18 anche lui? No, non ha 18, però tira il D4 lo stesso, perché mi sa che se tiri il D4 potresti riuscire a colpirlo. 17. Lo prendi? Sì. Grazie, Vondal. Ringrazio la madre. Esatto, c'è la madre, la sacra madre che ti fa pat pat sulla testa. Grazie, okay. Grazie. Praticamente quando tu lanci il dado vedi che sta per colpire, ma lei lo devia leggermente con la manina spirituale. Lo accompagna da sotto. Esatto. No, infatti io mi immaginavo che se non lo prendesse lui metteva proprio lo scudo per parare la magia, il dardo di fuoco, no? Però è bello perché ha messo lo scudo, è arrivata una manina e gli ha spostato lo scudo. No. Oppure arriva una manina e tira un coppino sulla testa e sono quelli danni. E si distrae così, è un casino. No, che questa è una campagna per principianti, gli dice, e poi gli sposta lo scudo. Esatto. È proprio così. Giù lo scudo che questi ammazzano. Devono vincere questi. Ma se questo muore, sparisce pure la falce. Sì. Sì. Molto bene. Però la falce prima prova a colpirti. No. Perché hai detto questa cosa. Sì. Fino adesso quanti danni ti ha fatto? Dai, parliamone. Me ne ha fatti ben 4. Però erano... ecco. Ah, magari. Vedi? Se ne ha fatti altri 11. Ha crittato anche il D8, ha crittato tutto. 11. Sì. Eh sì. Mamma mia. Vado via.
mamma mia. Ah, oh, mi vendicherò. Com'è che è il verso di dolore? Rifallo. Il verso? Di dolore. E poi prova a castare questo. Prova. Prova. Non ce la fa. Dexterity. Su chi? O su cosa? Al centro dove c'è Fondal. Quanti fits? Svanzig? Urkis. Quindi anche cenere. Anche... sì. E anche cenere. Tutti. No, fermi! Tutto il gruppo, tutto fermi, il ponte. No, no. Svanzig in verticale e Rapting no, Hurt. No. Svanzig cubo. Svanzig cubo. Svanzig cubo. Minchia, il ponte sta su. È un bel ponte. Se il ponte sta su te lo dico tra un attimo. Aspetta che forse ho messo la più proficiency anche sul dexterity. Ho capito. Più destrezza. Ma tutti voi. 17. Ma Temeris comunque hai svantaggio ancora. Tu non hai sì, è vero. Lo ritiro. No. 11. Giusto perché hanno il mio bless. E cosa c'entra? Ah no, è vero, devo fare più 4. Comunque al... allora ti... Voilà. Vabbè, ho fatto lo stesso, l'ha passato. Ah. Ah sì, minchia. Fai più 4... Grande bless. Perfetto, 14. L'unico grande che l'ha passato Fondal. È Fondal. Esatto. Fondal tanca tutto. Ah sì, Fondal, come... mica, se prendi un po' di danno ogni tanto, ti fanno anche un po' bene. Esatto, così posso minimaxare meglio. Sì, devi tirare anche tu. Sì. Ma sì, ma destrezza per te è una passeggiata di salute. Allora fallito, dai. No, non dirlo. Ah. Più un di 4. Più un di 4. Devi fare almeno 2. No, non dirlo. Mi sono sbagliato. Vabbè, giusto, il primo dado. Il primo è 2. Oppure tira 24 di 4 e poi scegliamo il più alto. Vabbè che sei proficiente con la destrezza, però qua è esagerato. Posso dire solamente una cosa? Allora, tra l'altro, guardate anche... adesso questo che ha più 1000 di destrezza, come lo fallisce? Cenere. Tutto cenere. Con vantaggio. No, è 13. Arrogante. 13. Half damage. Quindi vi prendete... 8, 9, 8 e mezzo. No, sotto. 8, di quindi. Sì, di mezzo. Difetta. Difetta. 8 danni. 8 danni. Prima ce la siamo giocata. Quasi. Via. Sto per morire, ragazzi, lo sento. Tranquilla! Ciao. Va tutto bene? Inizio a vedere le stelline del cielo. Vedete che il ponte... si crepa leggermente, però non ha danni strutturali importanti. Tu segno. E adesso appoggio di nuovo le braccia sulle due spalle di Vondal. Vondal, fammi da guida. Gli sto guardando negli occhi, non sto neanche mirando. I nostri poteri si combinano. Esatto. Primo non tanto guidato, forse è meglio che guardi nella direzione in cui spari. Guarding bolt. E spari a? Sparo al cane, entrambi, e lo balzo indietro di 10 con il colpo. Oppure no. Cane muore. Sì. E poi corro verso la porta, qua. E non faccio niente. Bene. Ragazzi, dovete venire a prendere perché loro mi sciuncano. Tentativo numero uno, Dario. Alza la grande ascia. Ma tu sei pronto. E ti prende. Cazzo, sono pronto. Vai, tira anche l'altro, così attacco. Ti dico se... Ti prende. Non ho sentito la campana. Ha tirato benissimo questo, invece. Ha fatto 17-18, cazzo. Infatti. Ha recuperato tutto quello che i suoi fratelli non hanno fatto. Era... Sì, questo era chiaramente il secchione al corso di combattimento. No, è arrabbiato. Io ci arrivo lì. Di quanto posso muovere?
hai un exhaustion point solo, quindi il tuo movimento pieno, cioè 30. Non ci arrivi. Dove devi arrivare? A darmi una mano non arrivo. Ha il dash come bonus action il tizio, eh. Ah, se non lo sa lui, però... No, lo so, però, cioè, è quello che il movimento che ho in base a quello. Capisco. 30 normale, 60 con il bonus action. E da qui lo colpisco pieno? Certo. Ah. Bene, attacco il tizio. Ti salverò! Chi? È un po' generico in effetti. Vuole salvare l'oro. Sta la vergogna. No, avevo lo svantaggio per errore. Ma niente. È più 14 più 4. Che? Fai il D4? Devi fare 4. Stavo per tirarne 4 di nuovo. E poi lo prendi, ma su un punto dell'armatura che non perfori, quindi. No. Hai giocato la bonus action per deciare, no? Non ha deciato. No. Ce l'ho. 30. No, allora sì, vai. 4. 24. Grande. Lo prendi. Aspettate, vabbè. Cosa? Il primo colpo del col fioretto non... Lo tenevo la concentrazione, bless e concentrazione. Ah. Col primo colpo col fioretto gli colpisce un'armatura pesante e lui si gira, fa per darti un manrovescio per allontanarti e tu ne approfitti per tagliargli la gola. Crepa! Te la sei vista brutta, eh? Io ti guardo un po' triste, ma anche contento, fai una media. La spiritual weapon dell'altro orco sparisce. Lui appoggia l'arma per terra e si mette in ginocchio. Ma sto giro non è sparito. No, non è sparito, non è morto. Mi avvicino. Si è arreso. Io qua chiudo la porta. Chiudo. Cerco di barricarla il più possibile. Allora, una cosa alla volta, ragazzi. Ho un solo mouse. Purtroppo. Meglio chiudere subito e non pensarci più. E poi possiamo andare avanti. Ok, vai. History per? Per la pietra, per vedere se il ponte è messo bene, può reggere un viaggio di ritorno. Puoi farlo con vantaggio. Ok, sì, però devo farlo con vantaggio. A meno di altri danni strutturali importanti come quello dell'incantesimo del signorotto di là, in realtà il ponte ti sembra solido. Ok. Tizio sta lì, è come se ha chiuso gli occhi e si abbassa il capo, come se... Finito. Per me allora, è finita, a posto. Prendo la grande ascia. Ma prima... di staccargli la testa con un colpo solo. Gli chiedo in orchesco: dov'è quello senza l'orecchio? Guarda. Fa spallucce come se... Non dice niente, ma fa spallucce come se non sapesse di cosa stai parlando. Bene. Vondal. È l'unico che parla orchesco oltre a me. Devi chiedergli qualcosa, questo è il momento. Dobbiamo chiedergli qualcosa, mi rivolgo anche ai miei compagni. Ok, scusa. Ah, ok. Sì, stiamo cercando l'artefatto. Chiedeteli che cosa ci fanno qua, chiaramente. Ma parli la mia lingua? Guarda che lo stai guardando mentre gli dici questa cosa qua e... Non reagisce. Beh no, ti guarda un po'. Glielo traduco. E ritraduco la domanda: non parli la mia lingua? L'altra domanda. Esatto. Cosa ci fanno? Cioè, gli chiedo cosa ci fanno qui, primo. Secondo, se sanno dov'è l'artefatto, ma non penso. Due. E tre. C'è un McDonald's nei paraggi. Esatto, se c'è un McDonald's perché ho un po' fame, comunque il combattimento ti stanca. No, se hanno visto il drago, visto che siamo qui per il drago. Anche sì. Allora, sembra in pena di parlare. Alla prima domanda ti guarda e fa: questo posto è nostro. È la nostra fortezza.
Per quello siamo qui. Cos'era la seconda domanda? Home invasion. Cos'era la seconda domanda, Brina? Se sanno dov'è l'artefatto, se l'hanno già visto. Un oggetto particolare. Non so di cosa state parlando. Abbasso la grande ascia. Sacco. Ah, no, non per tagliargli la testa. Se no, avrei detto calo la grande ascia. E poi la terza domanda. Anch'io ho pensato. Sto per chitarra per tutti a questo punto. Interrogatorio finito. Bene. Calo la grande ascia. Poi l'ultima domanda: se hanno visto, se sanno dov'è il drago? Sì. Guarda il soffitto. È di sopra. Bene. Ma perché ci avete attaccato? Un buon coinquilino il drago. Perché questa è casa nostra. Voi siete a un altro gruppo di banditi che vuole prendersela. Beh, potevamo parlarne, no? Al posto di aspettarci dietro la porta. Comunque non siamo qui per prendere la vostra casa. Lo posso rimettere in piedi, come per dire, non è successo niente, tranquillo. Tranquillo, tutto. Gli dai colpetti sulle spalle. Esatto. Poi gli tolgo anche la polvere dall'armatura. No, mi dispiace che gli abbiamo messo a casa, ragazzi. Cioè, non è che si fa, se lo facessero a me... Io cerco di ritirare in piedi questo, tipo weekend con il morto e l'appoggio. E comunque noi non siamo dei con gli occhiali da sole. Io te la dico, noi non siamo bandite. Noi non l'orchesco non è così, non prendiamoci in giro. Fammi dimmi in orchesco, noi non siamo banditi? Roba bandetta! Sempre bello. E lo aiuta a rialzarsi? Lo aiuta a rialzarsi, gli levo l'armatura, la polvere dall'armatura. Sai quando mi dai quelle piccole pacche, quando lo rimetti in piedi? Io guardo Brakam che non capisco. Ma cosa stai facendo? Gli abbiamo invaso casa, oggettivamente è casa loro. Ma finiscilo. Ma cosa finiscilo? Ma sta zitto. Vondal, scusa, casa loro, aspetta. Guarda un po' questo tempio qua, questa struttura. Da dove ti sembra una casa orchesca? Ti sembra che lo possano aver costruita loro? Vedi un po' se riesci ad individuare. Uso la roccia. Io tiro fuori il dagger dalla tasca. In realtà... già Brakam aveva individuato il fatto che questa è una fortezza abbastanza comune, quindi comune uguale non fortezza orchesca. Cosa stai facendo, Zamash? Non è orchesca, quindi non è di fattura. Siete stati in fortezze del genere, semplicemente più calde di questa, in climi più miti. Beh, lo posso spostare qua il tizio, per favore? Vieni che parliamo da questo lato. Lui quando lo prendi per il braccio ti segue, insomma, non fa resistenza. Ora, dunque, avete invaso questa fortezza o ci vivete da secoli? Ci viviamo da tantissimo tempo. Bene, e col drago che rapporto avete? Che rapporto potremmo avere con un drago, secondo te? Beh, immagino non abbiate paura. Quello ci ha cacciato di casa. Bene. Non ho capito, Block, stai fraternizzando. No, sto raccogliendo informazioni e traduco quello che gli dico in comune. Ma originariamente di chi era questa fortezza? La fortezza era di alcuni umani. E i signori della guerra. Stiamo bene. Però non è più loro da parecchie generazioni. Quando siamo arrivati noi, in realtà, erano già tutti morti. Capisco. Ci sono ancora i cadaveri di là. Certo, loro non c'entrano. Beh, conviene andare a vedere a questo punto. Senti... Io non andrei dall'altra parte. No? No. Ci sono dei... come dire... degli animali che sono un po' sfuggiti al nostro controllo. Stavamo cercando di placarli, però. Animali famati, tipo lupi? Tipo troll. Ah, troll, bene. Questa è una buona informazione, ma andiamo lui avanti. Usiamolo come esca. Beh, ci sono altri orchi qui. Guarda i suoi compagni per terra. Quelli erano gli ultimi. Bene. Braca,
Nathan, chiedigli se ci vuole aiutare. Il drago. Con una lacrimuccia, quelli erano gli ultimi. Beh, ma se noi oggettivamente uccidessimo il drago, tu ci perdoneresti? No, perché non ci deve mica perdonare. No. Avete appena sterminato il mio clan. Cazzo, eravate in quattro. Non ti capisce. Non ti capisce, però si vorrebbe tanto rispondere, ma non ti capisce. Cazzo, eravate in quattro. E tu lo chiami il clan. Tu hai capito, però vabbè. Penso che la possiamo finire con questo chiedi dell'artefatto, chiedi dell'artefatto. Non lo sanno, gliel'ha chiesto magari prima. Magari ha qualcosa di luccicante, magari c'è qualcosa facciamo prezioso. Così. Ti lasciamo andare, ti porti via i lupi. Ma perché? Perché questa è la mia casa, io non voglio andarmene. Appunto. Però tu non capisci, Zamu. Ma ha detto che lui traduceva. Ah, ok, traduce in simultanea. Tipo Alexa. Lasciate andare però i lupi. Beh, lasciali andare tu. Io non mi avvicino ai lupi. Noi siamo qui per il drago, comunque. Una volta che abbiamo fatto quello che dobbiamo fare col drago, poi ce ne andiamo. Quindi. E allora resterò e seppellirò anche i corpi dei miei compagni. Buona idea. Buono, così poi ci seppelliamo anche lui quando devi scavare. Dai. Ditemi un po', avete incontrato... Io ti sto guardando molto male. Un altro clan di orchi, giù a valle. Molto grande, sì. Beh, li abbiamo incontrati. Facevano parte di quelli che stavano qui. Noi siamo quelli che abbiamo deciso di non andare a valle a razziare e saccheggiare. Hai capito, invece... Zamash? Sono quelli buoni questi. Ah sì, adesso salta fuori che questi sono gli orchi buoni. Va bene, dai, ok. Vado a fare di filanda, va bene? Chiamatemi quando ho pronto il maglione. Ciao! Wow. È arrabbiato il vostro amico. Beh, mai fatto così, non ti preoccupare. È da un po' che non mangia. Ti dico in orchesco... Ti dico in orchesco che ha preso un sacco di botte in testa, purtroppo c'è rimasto un po' che... Sì. Perdonatemi, forse il mio falcetto ha fatto qualche danno. Bene, cerchiamo comunque di chiuderla in amicizia. Vai dai lupi, aspettaci lì. Beh, comunque noi non vogliamo farvi del male. Abbiamo sterminato la famiglia. Ho capito, infatti mi dispiace. D'altronde li abbiamo passato a casa, li abbiamo ammazzati tutti. C'è un posto che possiamo usare. Punto. Per riposarci. Come? C'è un posto qui che possiamo usare per riposarci. È molto freddo, però se... riuscite a resistere al freddo, potete riposare quasi ovunque. A parte i troll, fate attenzione, ogni tanto girano in giro delle stirgi. Stirgi? Stirgi? Pipistrelli. Pipistrelli succhia sangue. Bene. Ah, sono sicuro, avete sterminato con facilità i miei fratelli, quindi non saranno un problema per voi. Forse nemmeno i troll. Come ti chiami, tra l'altro? Non ho un nome. No. Vabbè, cazzo, io fai l'orca. Servo di Krumbrug. Non ho un nome. Va bene. Comunque direi che siamo pari, giusto? Poi ci avete attaccato per primo. Ero rientrato, appena ho sentito siamo pari riesco. Ma sto ancora più incazzato. Non vuoi capire che sta parlando l'orchesco? Parli l'orchesco. No. Ma gli traduce. Non tradurre qualcuno più, draga. Qualcuno stava continua a tradurre. C'è sempre qualcuno che traduce. Non posso parlare e tradurre. Cioè che c'è anche... Vondal è dalla mia parte e non traduce l'orchesco. Vondal fa quello dei gesti. Tipo il... Da muto, da sordo muto. In metà faccio un gesto, indico Zamash e poi il gesto di un calcio. Ecco le dita. Tung. Beh, voglio dire, senza rancore, vero? Saresti senza rancore se avessi ucciso uno dei tuoi. Voi ci avete attaccati per primi. Giusto, sì, è vero. Ma noi come facevamo a sapere che eravate pacifici? Fin qua sono arrivati solo... gente che era intenzionata ad ucciderci o a riprendersi la fortezza. Ero in testa, sono per metà come voi, bastava chiedere. Metà non è come noi. Attenzione! Vabbè, è successo quello che è successo, ormai...
Piangere sull'orco ammazzato non... Ti spiego subito la situazione. Noi adesso andiamo di là, eliminiamo i troll, eliminiamo il drago. Non vorrei che ci fossi tu ad aspettarci all'uscita. Cosa potrò fare in queste condizioni? Tu e i tuoi lupi. Non voglio che i miei lupi subiscano la stessa sorte dei miei fratelli. Va bene, allora possiamo chiuderla qua. Bracan, convincilo a venire con noi ad ammazzare il drago. Ma non ci viene con noi ad ammazzare il drago. Ah, andare... sta andando avanti ancora molto la contrattazione con un cadavere vivente. Ti butto giù dal ponte, vuoi vedere? Il vostro amico è pieno di rabbia, comunque. Beh, sì, infatti, meglio se vai dai tuoi lupi. Ci vediamo dopo. Faccio sparire il tuo piccone, Espo. Sì, sì, fai sparire. Anche il loro bless, sia mai che Zama lo usa. Toglierlo da soli, occhio perché quando ti allontani da Zama c'hai attacco d'opportunità. Ah, bene, bene, quindi lo stiamo lasciando andare, bene, lo stiamo facendo andare a liberare i lupi, così ma poi ci salirà alle spalle quando torneremo indietro, perfetto. Ottima scelta. Beh, non credo succederà. Per bene, i lupi non ci attaccano. Certo, perché mai dovrebbe. In realtà, abbiamo sterminato gli ultimi fratelli che avevamo. Potevamo appunto, non potevamo anche lui, mandare anche lui insieme ai suoi fratelli all'altro mondo, che almeno stavano insieme, no? Adesso condannato a una vita di sofferenza, a vagare in solitudine in questa terra. Beh, può buttarsi giù dal ponte se la vuole far finita, va bene. Dagli una mano, poi. Dicevo, è ancora lì. Il bless da soli. Bravo, lo tolgo io. Ah, sì. Ah, scusa. Tranquilli, era solo per avere... Lo posso rimettere, se vuoi. Sì, puoi anche rimetterlo, se vuoi. Tanto comunque chiudo questa porta. Sta pietà verso il nemico. Io mi tengo tutte le ferite. Sto sanguinando da tutte le parti. Ragazzi, da non tutte, mi sento tutte le parti, molto bene. Sì. Quella volta del mese è un casino. Sì. Tutte. Non so, non so se le gnome funzionano alla stessa maniera, comunque. Magari fanno le uova, che ne sapete. Le uova. Dai, tu usa il mantello di Zamash. Ok, siete nella stanza con due cadaveri morti. Questo è il modello nuovo che cauterizza. A metà, uno sgozzato e uno non ricordo come è morto. Acidato. Vabbè, io li porto sul ponte. Li trascino fuori sul ponte. Ho appena chiuso questa porta. Ora dopo la riapro. Vai, passa senza aprirla. Dove te lo metto? Sul ponte, così almeno il tizio li può riprendere facilmente. Almeno poi si conservano anche al freddo. Va bene, cosa intendete fare? La stanza, tra l'altro, è... Direi 5.000 schede che ho qua. Posso approfittare di questo momento che c'è stato per tirare un hit dice? È abbassato. Ci vuole un'ora, per riposare. Beh, direi di fare un piccolo riposino, che dite? Posso farlo adesso? Volentieri! Allora, la stanza intanto comunque... Adesso che non siete nel mezzo del combattimento è una... È una sorta di stanza d'audienza. Quello che vedete a nord non è un caminetto, bensì è un'alcova dove normalmente ci starebbe piccolo trono. È un piccolo palco, dove sopra ci starebbe normalmente un trono o qualcosa. La stanza è vuota da qualsiasi mobile. Vedete ancora in giro comunque sparsi dei pezzi di tavoli, sedi e quant'altro. E sui muri ci sono un sacco di arazzi con dei simboli di scudi. Probabilmente erano gli emblemi delle persone che stavano prima. Infatti anche gli arazzi sono abbastanza rovinati, sebbene il simbolo si veda ancora bene. Degli umani che erano qua nell'insediamento. Mm-hmm. Sicuro non è... Non è un simbolo orchesco, lo vedete chiaramente. Nessuno riconosce, non riconosciamo quali erano le dinastie o chi... Fate un chi... tiro di storia? Allora. Svantaggio? Con proficiency? Sì, all'esostio ancora svantaggio. Allora, 8. Damash e Fondal... riconoscono un simbolo abbastanza famoso, è il simbolo di Delsendr Amzar, che era un famoso signore della guerra, che era un po' una sorta di capo mongolo, nel senso che aveva la sua fortezza, andava fuori, razziava, faceva i cazzi suoi e poi tornava alla fortezza e si faceva un po', si godeva le sue ricchezze. E
storicamente è molto molto vecchio, nel senso è... a un certo punto Del Sendra non è più, non si è più visto in giro, nessuno sa mai cosa è successo, anche perché nessuno ha mai trovato la sua fortezza. Questa a quanto pare è quella fortezza. Ed era famoso perché razziava e portava tutto qua. Sì. E portava tutto. Era una sorta di tribù mongola, dove andavano giù, razziavano, tornavano indietro, godevano il bottino e facevano così ogni tanto. Però appunto è una storia molto molto vecchia. Non c'è nient'altro nella stanza. Aspetta. Ok, sì. Aspetta, quanti dice possiamo tirare? Quelli che hai disposto. Quanti ne vuoi? Anche? Okay. Anche tutti se vuoi. Metà li recuperi nel sonno lungo. Sì, sì, no, quello mi ricordo. Vuoi... Dice. Perfetto, ho toppato. Che senso? No, ho toppato nel senso che ho fillato la vita precisa precisa. Anch'io. E io. No, io sono parecchio lontano. Chiedo recuperi arcani di livello. Sì. 4, posso tirare ancora uno. Devo ancora pensare adesso quanti incantesimi. C'è scritto. C'è scritto lì tutte le volte. Lì... Allora, ne recupero uno di terzo livello perché è l'unico che mi manca. Cielo. Terzo livello manca. Scusa, usato anche le sirene. No, non l'ho usato stavolta, ho usato il dardo di fuoco. Ah, è vero. Le scintille. Scintille. Non è passato l'ipnotizzazione lì, sì, l'ammagliamento. È passata al pure damage. Scuola ammagliamento, ma li ammaglio a suon di la mazzate. Phantasmal Force. No, quella la cosa speciale, l'abilità, non la magia. Charm. Sguardo ipnotico. Esatto, l'hypnotic gaze lì. Ah sì, con gli umanoidi poi funziona. Ok, vi siete recuperati. Va bene. Un'oretta, è molto molto freddo. Tenete conto che riposare così, fare un riposo lungo in queste condizioni non sarebbe l'ideale. Ma nella tenda neanche? Nella tenda sì. Ovviamente nella tenda... Ci vorrebbe anche una fonte di calore, però ce la potreste fare. Vabbè, tanto apro sta porta. Un momento, apri quella. Vai. Apro. Scusa, sono passato, dimmi tu. Zamma c'è ancora solto che non ha potuto tagliare la gola all'orco. Ti ritrovi in un corridoio con tre porte. Due sullo stesso lato e una in fondo. Apro questa. State aumentando il passo perché siamo quasi a chiusura, non ho capito. Sì, fatti no, il drago. No, perché lui ha detto che ci sono dei troll. Io non credo che siano all'interno, visto che di solito sono giganti. Magari sto sbagliando, Ok. Questa stanza è... un fidget spinner. No, è un lampadario qualcosa. È sopra. Ah. Voglio bene, ma è un lampadario. Questa è chiaramente una... Prima, stai in contemplazione in un'altra stanza? Ha paura. Arrivo. Questa è chiaramente una stanza da pranzo. Chiaramente vedete che è tutto distrutto, anche qua il mobilio è completamente distrutto. Vedi che anche la connessione di ferro è completamente distrutta. Il candelabro è caduto sul tavolo che si è spaccato. E c'è invece quello che vedete a sud, questo giro invece è un piccolo camino. Niente vivande in giro. Niente vivande. Ah, sopra il camino c'è una testa di lupo bello grosso, veramente grosso come quello che avete beccato all'entrata, impagliata. Gli piccono la bocca e tolgo due denti e li vado a portare a Brina subito. Wow, grazie. Vieni. Che ecco. Meraviglia. Dente di lupo. Questo qua era sicuramente fortissimo se l'hanno inquadrato così al muro. Erano i denti preferiti dell'orco. Sì. Anche i denti non li ha lasciato, cazzo. Questo.
ogni dettaglio che dici noi lo distruggiamo col piccone e poi prendiamo la roba. Bracan, puoi prendere questa testa qui, è già pronta. Non per la locanda. Niente che non l'abbiamo ucciso. No, non conta questo, è vero. Questa è una cucina. Vedete dei forni in fondo, dei camini, cioè dei camini, dei, sì, dei camini attrezzati però per cucinare. Sono gli ingredienti per fare il pane? No. Sentite però che entra dell'aria molto fredda dai camini a sud. Cosa potevamo cucinare qui? C'è qualcosa da mangiare? No. Cos'è che potremmo fare? Un orco non è così buono. Forse possiamo salire su dal camino. Per andare dove? Magari se c'è cima al drago riusciamo a guardare fuori dallo sfogo del camino senza farci vedere. E se noi siamo nel camino e lui soffia dentro? Che dovrebbe soffiare dentro il camino il drago? Perché il modello, ci modello cartone animato, appoggia proprio la bocca sul camino e poi soffia dentro. Oh. Sapendo esattamente che siamo lì e prende tutti. Prendo Brina, dai, su, vai nel camino. No, non è meglio passare dalle porte. Possiamo evitare soluzioni esotiche, ti prego. Io provo, ce la faccio a salire dal camino? Non sei un po' larghetto. Non... Sei un po' largo per riuscire a passare. Ti prendo Brina. Dai. Vabbè, devi solo guardare. Va bene, dai. Ti posso provare io volendo? Ti provo. No, sei troppo grande, Fer. Ci passo io. Beh, ci passa Babbo Natale. Tirami un'atletica per scalare il... Casto Guidance su Brina, così almeno gli do. Con svantaggio, però. Con svantaggio, ma è un D4 extra. Oh. Mi sa che non ce la fai. Le pareti sono no. Molto piatte, cioè la ferro al volo. Aspetta, hai parato di pareti piatte? My time to shine. Cerco di arrampicarmi anch'io. Non ci passi. Ma passa solo le creature di taglia piccola. Provo a spingere Fer dentro, magari se lo spingo. Non riesce a spingere Fer dentro. Spingiamo forte? No. Se trattengo il respiro? Si può sapere cosa state facendo? Per provare, se ti lascio incastrato dentro nel camino per sempre, ti devo picconare fuori. Altre 6 ore di lavoro per piccolare fuori l'orecchio. Beh, io apro la porta che ho davanti. Okay. Andy, quanto ci vuole per imparare un nuovo incantesimo? Così, out of the... Il nuovo incantesimo di quello che devi imparare che hai sulla pergamena? Che hai sul libro? Quelli del libro nuovo. Per copiarlo sul libro ti servono... cos'era? Di livello 1... Sono 25 monete d'oro, se non sbaglio, sì. Per gli ingredienti, e sono 6 ore, mi pare. Sì, devi fare un riposo lungo, mi pare. Ok, allora non va bene. A meno che non è, se sono quelle della tua... Tu cos'è che sei? Enchantment? Lei è illusione, illusionista. Sì. Allora, no. Non è illusionista? Sì, lei è illusionista. Ah, ok, allora gli serve metà del tempo per le cose di illusione. No, volevo imparare quella dei movimenti del ragno per riuscire ad arrampicarmi. Spider Climb, ho immaginato, ma Spider Climb, se non sbaglio, non è illusione. Così no, a naso, no. No. E allora Zamo. Niente. Entri in quella che è una dispensa. Oh, una dispensa. Cadavere? Ha trovato la dispensa, Zamash. È pieno di... vedo che vai subito al sodo. È pieno di barili rotti, tacchi aperti, strappati. E... tra i detriti ci sono dei resti scheletrici di un umanoide che aveva indosso un'armatura arrugginita. Quindi di molto tempo fa. È rimasto solo l'armatura e lo scheletro. Questo deve essere uno. Ginari. Dici? E non c'è niente da mangiare. Non... Bondal, apri la porta. I sacchi sono vuoti, è tutto spazzatura. Strappati, questo. Sì, c'è roba andata male. Roba apro che... la porta. C'è un corridoio lungo che vedi che sfocia a una stanza sulla sinistra e c'è una porta sulla destra. Da dove siamo venuti? Apro per sicurezza. Apri la porta a destra. C'è quella che sembra essere una piccola arberia. Sono un sacco di armi arrugginite. Alcune in realtà meno arrugginite di altre, forse erano degli orchi.
e sul due manichini ci sono delle armature anche lì che somigliano a Zamash. Tu lo vedi subito, somigliano a quella che aveva indosso il cadavere dentro nella dispensa. Sono delle armature più o meno pesanti, simili a quelle di Bracan, però arrugginite. Apro anche l'altra porta. Riconosci il corridoio precedente che si collegava alla cucina. È perfetto, allora torniamo indietro. Comunque non ci Stario, sono armi buone. Concezione? Ci sono delle armi che hanno, che non sono arrugginite, che sono la qualità. Ci sono delle accette, ci sono delle asce, ci sono delle spade, due lance. Senti, Bracan, qualcosa dal corridoio a sinistra. Fermi, devono essere i troll. O i vampiri. Insomma, i pipistrelli vampiri. Che facciamo? Avanziamo. Dove? Che facciamo? Siamo in fila. Qua è stretto. Quindi... Beh, faccio un passo avanti e apro questa porta. Okay. Io regalo e bandone invece. Buonanotte, Lorenzo. Buonanotte. Buonanotte. Vai. Entri in quella che sembra essere una stanza che non riesco a capire qual è. Ok. Qui vedi una sorta di stanza bello. Del trono. Non è proprio una stanza del trono, in realtà è molto più piccola, non è così regale. Sono due statue di guerrieri in armatura pesante in fondo alla stanza e aia. Ci sono quattro cadaveri con delle armature molto simili a quelle delle statue che sono morti, sono solo i resti scheletrici. Ci sono bottiglie sparse dappertutto, chiaramente di liquido non è rimasto più niente perché sono qui da parecchio tempo, e il cadavere che c'è seduto sul trono in fondo a nord invece ha un'armatura sebbene ugualmente arrugginita, un po' più regale, un po' più elegante, ha delle finiture migliori, arrugginite anche quelle, però si vede che è un'armatura di diversa importanza. È sul trono? È sul trono, seduto sul trono, morto sul trono. Questo penso che sia stato l'ultimo banchetto. Gli uomini destinati alla morte. Si sono ubriacati l'ultimo. Peccato non poterglielo chiedere. Posso guardare dentro l'armatura se c'è qualcosa? Toccarla però, non vorrei che sia una qualche trappola. Non la tocco, guardo e basta. Sai il classico, tocchi il tizio sul trono che si rianimano le armature. Corpses should be left alone. Non noti niente di particolare nella statua. Ha una statua di arma con le sfattezze di un'armatura, ma non vedi del... Così c'è, non è che puoi aprire l'elmo e guardare dentro, non è vuota, è proprio una statua. E bottiglia, raccolgo una bottiglia se... capire se era classico con alcol. La bottiglia ti sembra una bottiglia di... Dragon vino. Crash. Di vino, sì. Esatto. Eh sì, è stata la loro ultima bevuta. Beh, lasciamo tutto così per rispetto. Assolutamente. Ma nelle statue si vede se c'è qualche tipo piccolo passaggio segreto, nascondiglio? Fai un... Effettivamente, questa è la stanza del... Se... Percezione. Se potrebbe esserci qualche passaggio... Cos'è che controlli? Per vedere se magari hanno nascosto qui l'artefatto. Le statue non noti vicino, niente, sotto, dentro alle statue, non so se si può aprire qualcosa. Piene, pietra piena, non è un'armatura vuota che puoi guardare dentro, non c'è niente. Ragazzi, dobbiamo cercare l'artefatto, deve essere da qualche parte. Andiamo prima, guarda una volta. Nelle tasche del cadavere, del re. Non ha delle tasche, ha un'armatura. Guardo nelle tasche dell'armatura. È scheletro il resto, quindi non trovi niente. Non c'è niente, lo ispeziono, guardo se ha segni particolari. Non toccarlo. No, tranquillo. Lo tocco. Vedi? Lo vuoi toccare, non è vero. Gli infilo un dito nell'occhio, nell'incavo dell'occhio. Non ti faccio fare neanche un tiro perché non ha niente di particolare. A parte l'armatura, insomma, che è un po' diversa. No, non c'è niente qua, nulla. Possiamo uscire, penso che questa è una stanza senza la stanza della fine.
delucidiamoci fino all'ultima bevuta. Beh, allora andiamo da qua. Bracca, fermo lì. Non mi muovo, volevo sapere se la scala scendeva o saliva. Dalla tua destra c'è una scala che sale, e sale, 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 sì, sale. Bene, siamo davanti a un bivio. Invece, alla tua sinistra c'è una porta sfondata. Evidentemente i troll saranno qua davanti. Controlliamo sicuro. Prima la stanza di fronte. Sono i troll qua. La porta è sfondata, li ho sentiti, sono qui che ci aspettano. Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo evitarli? No, beh, ditemi. No, voi. No, domanda, domanda. No, vai, vai, bravo. Come evitare lo scontro? Andiamo, stendiamoli che poi questo posto sarà più sicuro. Va bene, allora impugno spada e scudo e... avanzo. Avanzi. Armatura, prima armatura. Buona idea. Anch'io, armatura. Anch'io metto l'armatura. Fermi, fermi, fermi. Allora, poi... chi casta armatura, cosa casta? Io armatura magica. Ok. Chi ho armatura? Ok. Aspetta, fammi calcolare una cosa. Fatemi un tiro di Slate of End con vantaggio. Chi? Tutti? Chi ha castato? Rapidità di mano. Eh sì, ma non capisco. So cosa... Ok, castate la magia senza problemi. Senza problemi. Ok. Potete quindi... mettervi su il simbolino della Mage Armor. Ce l'avete proprio nella problemi. Prima fila. Dove? E clicchi, clicchi il cerchio sotto e poi a destra in fondo sulla prima linea dovresti avere un simbolo di un'armatura, come quella che ha sozzato. Tac, perfetto. Provato. Così almeno siete autonomi. Lo standard, non serve neanche no, più il DM. No, perché se devo farlo per 30 persone quando fate il bless o roba del genere, almeno ve lo mettete voi. Dario, tu da lì vedi qualcosa già? Sì, uno lo vedo. Ok, sta dormendo. Lo vedi, è giù appoggiato e dorme. Sta dormendo. Allora, visto che a mezzanotte non c'è Lorenzo, vogliamo fare il combattimento al prossimo giro? Tanto è mezzanotte, quindi se volete fare qualcosa prima di... Beh, ci prepariamo al combattimento. Ma si è spostato Lorenzo. Così quando riniziamo la prossima volta, partiamo subito in combat. Allora Lorenzo che va in stealth? Aiuto. Posso un'ultima cosa prima di finire? Posso spiare da questo angolo, tipo per sporgermi? Certo. Un pochino per vedere cosa c'è. Devi entrare nella stanza però. Ah, non posso solo sporgere la testa? Puoi farlo, sì. No, dimmi tu, sennò avanza. Puoi farlo? Mi sporgo. Mi tiri uno stealth. Allora, no! Me lo devi dire prima però, perché sennò che senso ha? No, tu ti sporgi e l'armatura fa rumore quando ti sporgi. Ma io ti ho chiesto se può... No, arrivano tutti i pipistrelli. Puoi. Tecnicamente hai ragione. Puoi fare tutto. Puoi anche denudarti no. E correre dentro nudo. Ma dai! Cosa ti devo dire? La persona meno stealth del mondo. Sei andato a sbattere con l'armatura. Ti cade la piastra dell'armatura davanti. ti si smonta l'armatura. Magari a girare, sai, va. Tipo... In tipo realtà, vuoi sapere la cosa divertente? Dimmi. Il troll più vicino ha fatto un 1 per LOL. No! Vedi che il troll fa tipo... Si alza un attimo, guarda un attimo in giro, però tu tiri subito dentro la testa. Ma l'ho visto o non l'ho visto? Sì, guarda. E dov'è? Ah, ok, perfetto. Quindi sta ridormendo anche lui. Vedi che si sta tirando sulla testa un attimo, perché si sente far rumore. Poi si riappoggia giù, si rende che sono giù in posizione quasi fetale, presente. Faccio posso segno posso... 2 con le dita. Perché se lo facevi con cosa? Se no... no, perché... Con le spalle. Con la grande ascia. Con la grande ascia strisciando sul muro 2, tipo... Esatto. E va bene, settimana prossima vedremo come agire a sto punto. Meno male che l'ho trovata sul finale, cazzo. Mi sono cagato addosso. Ah. Parentesi. Questi troll... Tu li hai già visti i troll perché li avevi già visti dal... Dagli orchi, ti ricordi? Al monastero sì, di Savras. Sì. Questi sono bluastri, hanno una pelle completamente diversa dagli altri, quindi sembrano... cioè, sono troll.
indubbiamente, chissà, ma cosa se faranno, non essere mai di una tipologia diversa. Sono buildati strani, sicuramente. Trollano. Sarà per il freddo. Sono dei troll, quindi. Sono dei troll, quindi saranno maghi attack speed. Ma no, sono bravi a fare... Si castano haste e attaccano 6 volte. Hanno commento velenoso su YouTube. Commento velenoso su forum. Tutto il mondo. Va bene. Buona. Ora torniamo indietro. It's a new life. Tutta questa parte non c'era. O c'era questa nella campagna? Allora, tutta ufficiale. Questa parte, se vogliamo essere onesti, tutta questa parte c'era. C'era un mini combattimento di merda con della gente che non c'entrava un cazzo dove avete incontrato gli orchi. E poi il resto del dungeon, il resto intero del dungeon era vuoto. Vuoto. Ma dai. Non c'era niente. Tutto quello che avete visto piazzato, l'ho piazzato io. Madonna. Che lavoro di merda. Vabbè. Potevamo andare dritti al drago, invece ce l'hai trovata. In realtà avete trovato un paio di cose e non sapete come. Correre dentro urlando in ogni stanza. Non sappiamo in cima come. Alla torre. Sono stati tirati un sacco di dadi mentre passavate nelle stanze, però... Dado. Avete una gran fortuna o avete una gran sfortuna, non lo sapete. Chi può dirlo? Va bene, saluti finali da Zamo Morente. Salutoni finali con appuntamento a se mercoledì. Se sopravvivi. Se tutto va bene. Io. Vi è da tossire, fatti voi i saluti. Ciao. E allora, bomberoni, l'appuntamento è per mercoledì per la maledizione di strada e per lunedì prossimo si avvicina all'incontro con il drago, quindi sul pezzo, mi raccomando, belli carichi, ce la faranno i nostri eroi. Non è Dungeons and Dungeons questo, quindi bisogna... è Dungeons and Dragons, esatto. Effettivamente bisogna Dungeons and Trolls, però vabbè. Poi la prossima campagna sarà Dragons and Dragons, non ci saranno neanche i dungeon e via. Poi così. Trolls and Dragons e così via. Dove siete? Nel deserto. Poi c'erano delle giganti con i draghi. Siamo nella stanza di caricamento di Matrix, quella tutta bianca, e ci sono dei draghi. Questo è... Delle enormi pianure desertiche o dei prati con dei draghi. In realtà è Desert and Dragons. Esatto, Desert and Dragons. No, Desert, così è contento Zamo. Buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti, bomberoni. Buonanotte, bomberoni. Ciao.